sto tutto incassettato e lo so, sto tutto incassettato, ne sono consapevole, sto incassettato fino alle orecchie, con quelle nuove, con quelle vecchie, sto tutto incassettato e lo so. Sabbia nella faccia, non so come ci sono arrivato, ma Dio sia lodato perché ho una cassetta nella tasca e una matita nell'altra. Questa no, non è nuova viral, questa è Sparta. Gli arcangeli vogliono sfidarmi, ma io ho le armi che fanno per voi. Sono nella stazione, no, non sono un coglione. Prendo una cassetta in mano e boom, registrazione. Ah, ora sono il malabardo, la difesa è alta, le luci della ribalta sono per me. E decibel, la braccia in alto si prepara, e quando canta ti entra nelle orecchie, per nessuno ce n'è. Riempio questa barra con le rime senza sosta, svuoto la tua barra con la forza della mia percossa. Dicono che sono in trappola qua, please stop, siete voi in trappola col mio rap. Sto tutto incassettato e lo so. Sto tutto incassettato, ne sono consapevole, sto incassettato fino alle orecchie, con quelle nuove, con quelle vecchie. Sto tutto incassettato e lo so. Sto tutto incassettato, ma mi farò guidare da una canzone che mi riporterà a destinazione. La casa mia sta lì e ci ritornerò con Kaylee. Ah. Gesù. Insomma, ci abbiamo dato, dai. Abbiamo fatto anche oggi questa cazzata. Ah, sì, godimento. Basta, ho dato tutto il... Ho usato il 100%, ragazzi. Ho usato il 100% del mio cervello. Farò schifo oggi. Però bella. Ah, aiuto. Bella. Stava. Sì, sì, sì. Secondo me possiamo registrarla come sigla. Cioè, secondo me adesso la riascolto. E possiamo renderla la sigla della serie. Bello, soprattutto la casa mia sta lì e ci ritornerò con Kaylee. Secondo me quella era la... Premo rec. È già premuto rec perché sono in streaming. Tocca farla. Dai, va bene. Però adesso sapete cos'altro tocca fa? Tocca uccidere la divinità serpente. Pertanto 3, 2, 1. Divinità dei mari, no, non sono Nettuno, sono Saidonia dello streaming perfetto. Sigla terra tetto. Proprio lui, Giuni Bigonni. È Johnny Bigonni, pronto ai sessi pazzissimi. Johnny Bigonni, pronto ai sessi pazzissimi. Fatica, raga, cioè, ma non mi posso stancare così in fase di apertura di streaming, perché poi cafò per il resto dello streaming, cioè ho tirato su sta barra incredibile, però ho veramente consumato il 100% del mio cervello.
Buonasera a tutti, amici, e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Minecraft. No, in questo caso non è la Blind Run di Minecraft, bensì quella del fantastico Cassette Beasts, che devo dire ormai neanche mi sorprende più nell'essere bello. Aggiungo che mi si è completamente fottuto il computer, for fucking reasons. Il menu Windows non fa vedere più niente, ma noi ce ne fregheremo e pigeremo su Stream Labels, riuscendo così a aprire le finestre delle sub. Sono salvo. Inoltre, vi chiedo scusa se ogni tanto darò un'occhiata a questo cellulare che mi terrò vicino, ma i miei sono arrivati con la bellezza di 3 ore di ritardo, pertanto hanno dovuto ordinare cena adesso e quindi devo controllare che il rider trovi casa. Quindi se dovesse chiamare dovrò passare il cellulare alla mamma e così può cibarsi, che sono dei palle e sono arrivati anziché alle 6, alle 9:30. Bravi tutti. Buonasera ragazzi, come state? Sto tutto incassettato io. Non mi sorprende che Cassette Beasts a ogni puntata ci colpisca sempre di più, perché si era capito, si è capito che questo gioco è fatto da gente che ne sa, forse più game designer che designer. Questa è l'unica critica che mi sento di muovere a Byte & Studios, che i design di alcune creature, di quasi tutti quanti gli umani, lasciano molto a desiderare. E quindi stonano, perché sono dei design ok, tendenti al brutto, ok? Sono dei design tra il 5 e il 6, che non sono cose orribili, non sono disegni proprio inguardabili, però sono dei design tendenti al brutto e stonano in un contesto di molto coraggio e di grande precisione nel raggiungimento degli obiettivi che ogni Monster Collector dovrebbe prefissarsi. In verità sono principalmente le fusioni schifose. Non sono d'accordo, Legolas. Non sono solo le fusioni il problema, secondo me. Alcuni mostri, alcune linee di mostri sono inconcludenti da un punto di vista di concept, mischiano più cose insieme. Ci sono, per me, ve l'ho detto, quali sono delle creature overly designed, altre che invece hanno una semplicità corretta. Quasi tutti quanti i personaggi umani sono totalmente privi, secondo me, di profondità. Alcuni hanno anche cromaticamente delle aberrazioni. L'ultimo che abbiamo visto, Dorian, è veramente un tizio. È veramente un tizio. Pure a fare il design del truzzo, che ci posso stare come idea, hanno, secondo me, fallito non facendo null'altro che un truzzo. Il truzzo, come te lo immagini, eccolo là, con la camicetta e gli occhiali. Quindi no. Diciamo che le fusioni sono proprio la parte terribile, ok? Le fusioni sono proprio la parte che a volte le vedi e dici vabbè, non ci siamo. Però i design dei personaggi umani sono tutti quanti a malapena sufficienti e secondo me sembrano ancora più brutti di quanto non siano, a causa del fatto che tutto intorno a loro è veramente bello. Vabbè, manco potevano fare 14k fusioni tutte bellissime. Senz'altro, sono d'accordo, ma infatti sulle fusioni io chiudo un occhio. Le fusioni non le prendo neanche così tanto in considerazione, perché l'estetica delle fusioni è solo funzionale alla battaglia. Però, di base, le fusioni servono per un motivo di gameplay. È vero, è palesemente in sventura, tra l'altro. E quando invece, come scrive Frost Sasso, si parla di personaggi, lì mi dispiace già di più. Là mi dispiace già di più, perché insomma questo Dorian a me la fa scendere un po'. Vedere quel Dorian così personaggio standard truzzo 404, anzi 101, mi fa riflettere sul fatto che forse si poteva spendere qualche minuto, qualche giorno, qualche mese in più per cercare di dare al cast di Cassette Beasts una profondità, una tridimensionalità maggiore. Parliamo ovviamente
di un elemento che non è mai in grado di indebolire l'opera a tal punto da farcela sentire indigesta, ok? Però se penso a una Meredith, se penso a una dottoressa, se penso a uno Eugene, se penso anche a vampiri, ai tizi del real estate, mi vengono in mente dei design dimenticabili. E forse dimenticabili è l'aggettivo più importante, perché null'altro di Cassette Beast è dimenticabile. Anzi. Per tutto il resto c'è un paragoneremo altri esponenti del genere, Pokémon incluso, a Cassette Beast. Siamo arrivati al twist. Cassette Beast è talmente solido, e anzi è talmente solido da un punto di vista ludico, che per me Pokémon sburato e non sburato, che sarà la decima generazione, andrà paragonato a questo progetto. Anche solo a livello di gestione dello scaling dei livelli, dei nemici, il fatto che le boss fight siano con un contenuto didattico è un discorso che abbiamo affrontato a lungo qualche live fa. Però c'è, perdonatemi, sarà un paragone increscioso, ma lo dobbiamo fare. Pensate alla lotta con Mela, con Pruna, e pensate a un qualsiasi capitano. È increscioso il paragone. Mela usa una meccanica vecchia come il cucco di Pokémon, il Sun, e lo fa male. Che la squadra fa schifo e non è sinergica, e in più se piove si autotoglie il sole. Non ti insegna niente. Se anche sei un novizio non devi assolutamente capire come funziona il sole, non ti ispira a usare il sole in squadra, non ti avverte riguardo la pericolosità del sole da lì in avanti. Neanche a farlo il paragone, però dobbiamo farlo, perché uno è un AAA e Cassette Beast è in gioco a 15€. Però la Star Mobile, se anche non ci fosse stato il problema della pioggia, rimaniamo lì. È una fight che tutto quello che faceva era metterci un po' di livelli alti e basta, rispetto al percorso del giocatore. Per tutto il resto, solo 15€, sì. Infatti mi è regalato sto gioco. Insomma, Cassette Beast non è mai dimenticabile nell'offerta narrativa e ludica, ed è per questo che invece con dei personaggi dimenticabili emerge un po' il Neo, la sbavatura, la parte sporca del cavallo. Avete presente, no? Sì, 20 ma ora in sconto. Il disegno del cavallo che parte bene e poi viene continuato male. Qui ha solamente una punta del naso un po' fatta male, però per tutto il resto direi che è un bel cavallo. Però proprio per questo motivo, quando lo vedi dici, ma come? Se avessero qualche soldo in più, forse sarebbe stata un'altra storia. Non lo so, non sono d'accordissimo, perché i disegni sono la parte che secondo me può progredire anche vicino all'eccellenza con dei budget risicati. Un esempio su tutti? Omori. Omori ha un non budget. Omori è un titolo che a livello artistico eccelle, non è semplicemente bellino, eccelle, e il budget era zero, e il fatto che il budget sia zero non lo vedi tanto nei disegni, ma nel fatto che il motore è RPG Maker e ci sono alcuni sfondi che sono luppati. Ve lo ricordate il cielo? Nella zona dove c'è il pianeta che ti porta, che ti trasporta in giro, tu hai il cielo luppato in maniera non proprio elegante, e quella roba lì è ciò che ti fa percepire che il budget non fosse altissimo. Però secondo me i disegni potevano essere fatti bene anche senza budget stellari. Per me c'è proprio dentro al team una mancanza del calciatore forte, ok? Che in questo caso è dell'artista forte. Qui manca una persona, una visione secondo me di character design, che ci può stare. Magari chi ha fatto i personaggi è un bravo disegnatore, ma non sa creare i personaggi, perché poi sono due cose diverse, eh? Cioè, character designer e disegnatore sono due cose che possono essere così, ma possono anche essere così, ok? E non tutti sono Nomura, e stavolta gli facciamo un complimento, perché noi siamo anti-nomuriani
dal punto di vista narrativo, ma credo che Tetsuya Nomura sia uno dei più grandi character designer dell'ultimo quindicennio, a mani forse di più ventenni, a mani basse. Bravissimo, Tetsuya Nomura riesce a creare personaggi che si vendono da soli, solamente potrebbero anche non dire niente, potrebbero solo apparire a schermo e tutti li vorrebbero, tutti ne vorrebbero fare il cosplay e si medesimano in loro, anche se la loro battuta nello script del gioco è sono forte oscurità, oh che bello, il mio personaggio preferito, perché sono belli, sono proprio belli, sono dei bei personaggi esteticamente, intendo. Quindi insomma, qui nessuno penserebbe voglio fare il cosplay della dottoressa, ma anche solo voglio fare il cosplay di Kaylee. Anche Kaylee è un personaggio del cazzo da un punto di vista estetico, però per lei lo accetto perché è una tipa qualunque e probabilmente non è intenzionale, ma il fatto che sia una tipa qualunque ti rende più reale la storia. Lei è una tipa come te, caduta dal cielo, quindi ha senso che lei non abbia un design che emerge particolarmente per estetica, ma per cuore, per trascorsi. Ma lo sei Jin, e lì andiamo in Xenoblade, ma sempre di Tetsuya Nomura sono, quindi capito, no? Kaylee ci sta, però Dorian non funziona tanto bene. È nel contesto che sono tutti dei tipi qualunque, sì, però questa cosa vale solamente per il personaggio coprotagonista, raga, poi lì si ferma. Perché se no, se poi sono tutti quanti tipi qualunque, possiamo raccontarci che è perché vengono tutti dal cielo, ma la verità è che non funziona, perché io, se dovessi adesso dirvi com'è fatto Dorian, non ve lo saprei neanche descrivere in maniera dettagliata, cioè gli occhiali, la camicia credo fosse rossa, una canotta, ma cioè, puoi fare dei tizi qualunque con della caratterizzazione. Comunque, e in ogni caso, stiamo guardando il pelo nell'uovo, ripeto. I capitani, è vero, il generale Badollo ha ragione, i capitani mi sono piaciuti abbastanza. Penny Dreadful è strana, c'è il Saidonia piccino che comunque è un personaggio, il Saidonia addormentato che è un personaggio anime, sembra un po' il maestro lì di la mia accademia dei peli pubici, come è che si chiama? Ronfaronf Zed, sì, ma in My Hero Academia Ronfaronf, come si chiama? Dormelux Xanax Aizawa, bravi Xanax, scusate, mi arrivano le notifiche da Deliveroo. Il rider sta andando, ok. Arrivo stimato 22:15. E quindi Ronfalonf. Bravissima, siete bravissimi, voi capite sempre quello che ho in testa. Siete i miei amori. Quindi loro funzionano, funziona anche il cacciatore, un po' meno degli altri. Bob l'aggiusta tutto, ci può stare, però Eugene Meredith. E ora Dorian, ma anche la tipa nuova sostituta di Kaylee è un'altra Kaylee, pensavo fossero sorelle, perché sono due personaggi lontani e per carità ci racconteranno magari che lui la voleva esattamente come lei che l'ha abbandonato, però è veramente Kaylee forma Lola, Kaylee 2, sì dai, quindi Meredith ha il fattore waifu, lo so, però anche la waifu secondo me la puoi fare in maniera un pochino più esteticamente dettagliata rispetto a come Meredith è uscita fuori. Kaylee Paradox. Però ecco, qui finisce. Anche Yante non mi piace. Anzi, Yante forse è quella che mi piace di meno. Yante dovrebbe essere un personaggio misterioso e invece arriverò a dirvi che Yante è quasi disegnata male, ha gli occhi un po' storti e non credo sia voluto. Nulla contro gli occhi storti, ma lei credo che ce li abbia solo per un difetto del mugshot. Yante è proprio, dovrebbe essere veramente il personaggio chiave della storia, mi aspetto che abbia un ruolo fondamentale ed è una tipa, una vecchia. Clemence è carina,
Però ecco, accontentiamoci di quello che abbiamo. Poteva essere un'esperienza noiosa, poteva essere un'esperienza persino rivalutante per certi aspetti di Pokémon che ancora sopravvivono con forza, uno fra tutti il design, e invece è, senza ombra di dubbio, la più grande esperienza Monster Collector che abbiamo per ora fatto sul canale. Siete d'accordo? Non ce n'è un'altra. Non ce n'è un'altra, perché mi viene in mente tutta la roba di Pokémon che abbiamo fatto e nessun titolo, a parte Bianco e Nero ovviamente, spicca per coraggio di game design. Coromon per me bello, ma non a questo livello. Altri non ne abbiamo giocati, quindi Cassette Beast per ora è sopra tutti gli altri. Se ci fosse stato Shin Megami Tensei 4, ahimè, Shin Megami sarebbe stato sopra Cassette Beast. Ma ti dirò, Ultimate Jaeger, su Shin Megami Tensei 5 avrei delle perplessità, perché a livello di gioco nudo e crudo Shin Megami Tensei 5 sta sopra Cassette Beast, perché il level design di Shin Megami Tensei 5 è di un'altra caratura, la profondità del combat, complessità delle boss fight e gestione dei mostri e delle fusioni è su un altro livello, ma la narrativa di Shin Megami Tensei 5 è piuttosto deludente. E ovviamente d'estetica scadi. Questa cosa che abbiamo detto sui personaggi, dimentichiamola. In Shin Megami Tensei 5 ogni personaggio, ogni demone, ogni cosa che vedi camminare potrebbe essere uno sfondo del cellulare. Però la narrativa di Shin Megami Tensei 5 è molto, molto deludente per uno Shin Megami Tensei. Questa cosa sporca l'esperienza non abbastanza da farlo essere un gioco brutto, perché è un gioco che rimane eccellente, ma ce lo può far mettere a paragone con Cassette Beast, che al contrario è sempre capace di farti venire la fame di andare avanti. Quindi, mentre il 4 a occhi chiusi lo metto sopra Cassette Beast, Shin Megami Tensei 4 è un capolavoro e non c'è nulla che si possa fare in capolavoro, punto. Cassette Beast e Shin Megami Tensei 5 hanno entrambi dei difetti, ma rimangono degli ottimi giochi. Quindi il tier è quello. Mi spiego? Vi può piacere come riflessione? Spero di sì. Mi leggo le sub, raga, e poi cominciamo. Quindi abbiamo già fatto l'infarinatura di commento al gioco. Riprenderemo brevemente il discorso sul Borgo Cordoglio una volta entrati in partita. Intanto mi leggo le subelle. No, Shin Megami Tensei 4 ha questo grande difetto alle pod. Non c'è in italiano e non è neanche in un inglese facilissimo, purtroppo. Questo mi dispiace tanto. Non è facilmente recuperabile. Però se sapete l'inglese, andate forte. Giocatelo. Ex Luxter, 27esimo di tier. Fatto tutto. Incassettiamo questa subscription Z, grazie. Non vale regalare una sub. Simon Pecos, 22esimo. Beh, comunque potersi paragonare a uno Shin Megami e tanta roba. Ma infatti, raga, Cassette Beast ne esce da questo canale secondo me premiato. Io voglio fare un'intervista agli sviluppatori. Io mi dannerò finito il gioco per reperirli e portarvi un video su YouTube sul canale principale. Questo gioco merita attenzione. Pikipik, di nuovo regala una sub. Bentornato. 21st Century Schizoid Man, 20esimo di tier 1. Per motivi di lavoro posso esserci poco in live, ma recupero tutto su YouTube. OT, album dell'anno, e perché proprio ti voglio bene, frate. Take Me Back to Eden degli Sleep Token. Ti voglio bene, ti abbraccio forte. Sì, porca puttana. Porca troia, sei ragione. Non ha senso quell'album. È incredibile. Già gli Sleep Token mi avevano convinto con gli album precedenti. Questo album è di un altro livello ed è una di quelle cose che non si ripeterà nella storia della musica per i prossimi 15 anni. Take Me Back to Eden degli Sleep Token. Ascoltate questo cazzo di album. Non vi serve apprezzare un genere, perché questo album ha tutti i generi.
uniti dal filo conduttore degli Sleep Token, che in realtà tra l'altro sono un tizio solo, perché i membri fissi sono batterista e cantante, ma è il cantante che compone Vessel, quindi insomma Sleep Token è un tizio, gli altri sono turnisti e il batterista sarà un amico suo. Ascoltatevi Take Me Back to Eden, mamma mia, lui se lo merita la bellezza di chi? Take Me Back to Eden, se avessi un canale di musica sicuramente. Take Me Back to Eden, riportami all'Eden. No, briviti, briviti. Album fenomenale, fa piacere vederlo citato qua sul canale. Shadow Mega, sesto mese. Salutino al volo e scappo a continuare cassette. Baci Saido. Falco Kerrug, quinto mese. Bella. Balduina. Scusatemi, se ogni tanto abbasso lo sguardo. Oddio, 7 minuti. Rider, vabbè, ancora 7 minuti è fattibile. Ma non si può fare in modo che questo cazzo di cellulare non vada in stand by me? Così almeno io posso, senza doverlo sbloccare ogni volta? No, probabilmente no. E allora pigerò il tastino, non importa, fa culo. Balduina, sia buona per il 17esimo. De Sabba, a proposito di disegni, ti ho mandato su FIB una proposta per un eventuale Fuji su Magikarp Gyarados. Io ti ringrazio, qualora dovesse arrivare un Fuji, non arriverà sicuramente adesso, perché non ho chi mi monterebbe il video, Chiara è in Corea. Quando arriverà, ti terrò in considerazione senz'altro, perché lo vorrei fare. Grazie. Nico Lopez, si abbona per il 20esimo di Tier 1. Devo riprendere bene la serie all'inizio perché l'ho vista un po' a spot, ma questo gioco mi sembra fenomenale. Non merita di essere visto a spot. Pausa, torna indietro, riguarda tutte le puntate e poi ci rivediamo qua. Ace, 19esimo, grazie. Nahele, 17esimo. Saido, sei bello. No, tu sei bello. Moonlight Umbreon, 212, si abbona per il 22esimo mese. Raider a 5 minuti, peraltro. E siamo a 22 mesi, grazie come sempre per l'intrattenimento di qualità. Rimanendo in tema Monster Collector, non vedo l'ora di vederti su Digimon, per il quale ho grande hype, perché insomma me ne parlate bene di Digimon. Speriamo che possa competere con Casted Beast. Dubba dubba du wari wari, 27esimo, no, 23esimo mese di Tier 1. Luigi Torino, 15esimo, grande Saido, come stai? Secondo te, da quali giochi Pokémon il brand ha perso qualità? Da XY, questo è chiaro, è la palissiana, che da XY sia partito un momento creativo molto diverso. Pokémon Comp. Signor D, 42esimo di Tier 1. 42 è un numero, 42 è un numero. Un saluto anche a Chiara che sta probabilmente toccando i BTS in questo momento e credo che stia anche dormendo. Dovrebbero essere 6 di mattina lì. Il nome astrale, 16esimo mese di Tier 1. Però mi ha detto che ha provato il barbecue coreano, quindi la cottura della carne sulla piastra dentro il ristorante, quella che ti cuoci tu. Però in versione appunto originale, perché io l'ho provata come yakiniku in Giappone, ma in verità nasce dalla Corea. Mi ha descritto la Corea come un Giappone budget, però non in senso negativo, un mini Giappone, un Giappone un pochino più paesano. Questo è quello che mi ha detto, però non essendoci mai stato non posso confermare. Kimo 2F, nono mese, è entrato su Twitch per questa sub di ringraziamento per il video teoria su YouTube per iniziare a pagare le ferie, aspettando di recuperare il VOD di questo episodio su YouTube, grazie. Non vale, converte, dopo aver regalato le sub, da Prime Gaming a livello 1, grazie. Un Giappone napoletano, no, quella è Osaka, te lo dico io. Gen Fra, undicesimo di Tier 1, da ottobre 2022 mi sono dedicato allo studio dell'intelligenza artificiale, sia come creativo che per il business. Ho parlato di questo topic a lunghissimo con Hank. Tanto, tanto, tanto. Mi interessava sapere che cosa ne pensi di questo argomento. Come sempre un abbraccio. Guarda, Gen Fra, ti chiedo per favore di conservare questa domanda per un talk, perché ho da dire tante cose, riportandovi quello che mi ha detto Hank, sul quale mi ha fatto, sui cui temi mi ha fatto ragionare Hank. E però non merita 2 minuti, merita 20-30 minuti, forse anche di più, di riflessione. Riflessione importantissima quella che mi ha fatto e con la quale mi trovo d'accordo ora che mi ha dato gli strumenti per comprenderla. È un discorso complicato, ne riparleremo. Tom Cass, secondo mese, ciao Saido, secondo mese con Prime, da quando vi seguo più attivamente su Twitch, anche se ormai sono 7 anni che mi accompagni con i tuoi video. Un giorno arriverà da Tier 1, grazie, grazie. Mario, magari ci facciamo anche una live proprio con Hank. Mario Genshin, settimo mese di Tier 1. Bella Saido, siamo tutti incassettati questa sera. Già. Rinni 03, prima volta insieme. Real Dragon, 14esimo. Salve buon Saido e meravigliosa Chiara. Rinnovo per il 14esimo mese. Sto tutto incassettato. 98 Aurora, 17esimo. Buonasera Saido, ho giocato a questo gioco insieme al mio ragazzo ed è stata un'esperienza stupenda. Buon cassettame. Me lo immagino, anche perché si può giocare in multiplayer sincrono, se non sbaglio, vero? Aspettiamo, esatto, la settimana del parlare, gacha, perfetto.
Grazie. Pipo Pipo Pipo. L'Antiopa, 34esimo di Tier 1. Alleulo, anzi Alelulo, credo. Prima volta insieme. Gabriele Russo, 29esimo. Sera Saido, sera lei, si c'è il locale, vedi? Non lo sto giocando da Switch, no, lo sto giocando da PC. Poi The Real Collins, 16esimo di Tier 1. Histerman, 29esimo di Tier 1. 29 come il voto. Sta arrivando. Sta arrivando il rider. Il rider è vicino. Dopo la consegna dell'ordine mostra questo codice al rider. Tra poco mi alzo. Alelulo, dicevamo, prima volta. Mairuni, 40esimo. Eastman, 29 come il voto, che non raggiungerò mai all'uni. No, che ce la farai, dai, tranquillo. Poi non vale i tre cassettabili mesi. No, in realtà sono 13. Raff Marino, secondo mese. E ci siamo. Brin 091, secondo mese di Tier 1. Il rider di Playerizza. È proprio lui, rider dei player inside. In realtà si chiama Masud. Scritto Masod. Gemma Masud. Ok, ci siamo. Vado a dire a mio padre di scendere, va bene? Datemi un nanosecondo, così mi tolgo sta roba, mio padre scende, si prende il cibo, se lo magna e siamo tutti contenti, va bene? Masud può portare la cena a papà e mamma e io posso fare la live con voi, d'accordo? Arrivo, scusatemi, ma sono dei piselli. Perché non dovrei... Scusate, il rider mi sta chiamando. Perché non dovrei portare mia mamma in streaming? Perché adesso ho cominciato a fare... Ti voglio bene, Francesco, che bello che sono qua, che bello. Mamma, sono in streaming, devo tornare a casa, che bello. E qua, ti faccio abbraccia. Mamma, sono in streaming, i ragazzi stanno aspettando. Capite perché non si possono fare live con la mamma. Beh, papà Cilurzo uguale mio padre, come dire, dovrebbe funzionare così, in teoria. Bene, siamo carichi, siamo pronti. Bene. Grazie a Enrica, che si abbona per il secondo, Peppe Tenebra, che regala una sub. Siamo a 2921 subscriptions, 79 iscrizioni al sub goal. Ce l'avranno fatta? Io credo di sì. Oh. Allora. Sono un palle. Ho sbagliato una cosa. La luce è ancora quella delle carte, aspettate. Vedi, adesso sono illuminato in maniera decente e non sono neanche così sicuro di aver montato bene la cam, perché devo stare particolarmente basso per farmi vedere full, quindi secondo me ho sbagliato delle cose, ma non importa. Ok, ora sono illuminato in maniera decente e via. Ti ha tagliato il dialogo? Assolutamente no, lo abbiamo già fatto l'ultima volta. Eh no, Querti, ma che fai qua? Ma com'è possibile che sia entrato il gatto? Ma l'ho chiuso prima. Ragazzi, scusate. È entrato il gatto in ufficio.
Ce lo terremo qua. Allora, siamo entrati in questa stazione. Siamo entrati in questa stazione e abbiamo scoperto una cosa importantissima. Questa cosa importantissima è che Dorian sentiva le voci. Dorian sentiva le voci del serpente Dio. Questo significa che in qualche modo gli arcangeli possono attirarti. Non è quello che fa Morgante, perché quello che fa Morgante è un'altra cosa, è cercare di avere un patto con noi. Penso ti abbia davvero mangiato il dialogo. Ma che dite? Non l'ha fatto l'altra volta il dialogo? Siamo entrati e ho salvato. Che dialogo mi deve mangiare, ragazzi? Ok, posto. Dicevo, l'ha mangiato QWERTY, sì. Ho salvato dopo il dialogo e poi ce ne saranno sicuramente altri, ma ancora non è successo niente. Siamo fermi davanti all'entrata. Comunque, Morgante vuole un patto con noi dopo che la incontriamo, ma Morgante neanche ci vede perché è ferita, è stata colpita dalla spada di Yanfe. Mentre in questo caso sembra proprio che l'arcangelo serpentino, persona di giudizio, vero? Definita persona di giudizio dal Magistaceo, chiami, raggiunga telepaticamente questo Dorian e convinca lui e quindi il popolo di Borgo Cordoglio a scavare per dissotterrarlo dalla stazione che è caduta per via di una frana. Scusate ragazzi, perdonatemi, mi devo alzare un attimo perché sento i gatti che fanno casino e rientrano nel microfono. Arrivo. Scusate, scusate ancora. Non so che cosa sta succedendo, le porte si sono aperte. Ok, forse ce l'abbiamo fatta la terza volta, raga. Forse ce l'abbiamo fatta. Genitori sabotando. Ho detto, ragazzi, chiudete i gatti in salotto, impossibile. Quindi, credo che questo signore, che questo serpente, sia rimasto intrappolato in questa stazione per molto tempo, che sia arrivato al binario B di questo punto di Nuova Virral per anni, cioè da anni, e per anni sia rimasto sotterrato e finalmente ha trovato un coglione che lo vuole liberare. E Emanuele, sono super d'accordo con te, leggo il tuo commento. La mia idea è che gli arcangeli siano differenti creature che abitano piani dimensionali superiori non necessariamente collegati tra loro. 100% d'accordo. La differenza estetica ci aveva già suggerito questa cosa. Se vi ricordate, avevamo già pensato a una cosa del genere. E per me questo lo conferma. Perché abbiamo da una parte Morgante, un essere ferito con un grande istinto materno che vuole semplicemente recuperare se stesso e per farlo ha bisogno di noi. Poi abbiamo Poppetox, non lo chiamerò con il nome italiano, che è un pazzerello. Poppetox è Ripperù di Crash Bandicoot. È un matto, è un matto. E poi c'è questa divinità serpentina, che probabilmente si autoproclama divinità, che è proprio un diavolo tentatore. È il più ingegnoso per ora degli arcangeli e cerca di essere dissotterrato attraverso l'artificio. È un po'... com'è che si chiama? O Naga, cattivo di Deception, di Mortal Kombat Deception. O Naga è una entità che cerca di fregare gli umani. È Dario Moccia. Bene. Controlliamo il gruppo come messo. Abbiamo la DPS Lead.
se tracannassimo benzina? E se tracannassimo benzina? Con uno scattega? Fa male la vista? O con un inciampo in realtà, forse allora non serve. Non funziona sugli arcangeli. No, perché me l'avete spoilerato? No. Perché si vede così? È una meccanica del gioco. Perché siamo vicini all'arcangelo. No, non l'avevamo visto che non funziona. TVB anch'io, Jock. E allora niente, tracanna benzina. Ci stava a fare questo errore però. Qui mi sento di aver barato. Perché spizzafuoco l'avrei messo davanti, avrei fatto tracanna benzina, avrei dovuto switchare rendendomi conto che non funziona. Mi sa che già lo sapevi dall'altro. Lo sapevamo già. Ah. E quando l'ho usato tracanna benzina? L'ho usato? Ah, me l'avevano già spoilerato l'altra volta? Vabbè, allora vale, infatti non me lo ricordavo per questo. In realtà ogni volta te lo dimentichi. Quindi ho già usato tracanna benzina su un boss. E non ha funzionato. Ok, non me lo ricordavo. Sincero. Però mi fido. Angelos World. Te lo dicono nelle descrizioni delle boss fight? No, ragazzi, però non è possibile. È rientrato il gatto? Cosa sta succedendo? Ragazzi, non ci credo. È la terza volta che rientra il gatto in ufficio. Com'è possibile? È trasparente. Vabbè. Speriamo non miagoli. Non lo so, raga, è la terza volta che mi entra in ufficio. Dai, basta chiudere una porta e non entra. Ha usato NordVPN. Vabbè, magari sta buono, magari sta buono. Comunque, è nelle descrizioni delle boss fight. Cioè, quali descrizioni delle boss fight? Che cosa vuol dire nelle descrizioni delle boss? Ci sono descrizioni delle boss fight? Tutorial. Ah, nel tutorial c'era scritto che tracanna benzina non funziona? Non me lo sarei ricordato mai. O della mossa anche. Della mossa l'ho appena guardato. Rimuove 2 PA dal bersaglio. Punto, non c'è scritto altro. Nel tutorial degli arcangeli ti viene detto che gli arcangeli non hanno i PA. Ok. Quindi praticamente non puoi fare tracanna benzina perché non sono punti azione, ma sono punti arcangelo. Ok? Non ti dice precisamente che non funziona tracanna benzina, ma che in generale loro eludono la meccanica. D'accordo. Comunque. Secondo me possiamo andare full DPS. Grazie Drum Soul Forge dei 19 mesi. Secondo me possiamo andare full DPS. Perché il Malabardo, in una boss fight nella quale dobbiamo cercare di fare burst per non far fare all'arcangelo la mossa finale. Secondo me, ingambettarci e poi rinverdire potrebbe essere la play. Peraltro, se la fight dovesse avere degli add che muoiono, sete di sangue snowballa. Mi spiego? Se ci sono degli add che muoiono. Ragazzi, sto per perdere la pazienza. Adesso sono tutti e due i gatti in ufficio.
Io ci riprovo per la terza volta. Vediamo se alla terza volta, ma non per i gatti, poverini, non lo capiscono, ma vabbè. I genitori sono qui da un'ora. E stanno già facendo casino. Ecco perché li vado a trovare io e non mi vengono a trovare mai. Bene. Kaylee, amico di Kaylee, ce l'avete fatta. Ho preso la decisione tattica di modificare il piano. Signore? Kaylee e il suo amico andranno avanti. E se l'arcangelo non li uccide all'istante, entrerò io a fare il mio discorsetto. È caduto di faccia, comunque. Quelli sono occhiali del vecchio mondo, sono crepati. Tu sei pazzo e ti farai uccidere. Prima tu. Volando. Ma possiamo parlarci ancora? Prima tu, ok. Non è ancora arrivato però. Abbiamo tutto full, sì. Abbiamo tutto full. Safer Sephiroth con tanto di poligoni della PS1, bellissimo. Stupendo. Stupendo questo. Ma insomma, non ce n'è stato uno brutto. È un serpente, raga. Non lo vedete il serpente sotto? È un serpente attorcigliato a una capra. È un'immagine satanica, direi. Peraltro, questo davvero arcangelo. Questo sembra un arcangelo di Shin Megami Tensei. Però sì, c'è un serpente sotto. Lo vedete attorcigliato sul corpo di capra. Con un paio di ali imponente sopra e altre ali seghettate sotto. Bello. Guardarlo fa male, come gli altri. Fa male? Quindi il glitch non è solamente un mezzo attraverso il quale farci capire che hanno dimensioni ulteriori rispetto a quelle presenti a Nova Wirral, proprio parlo di tridimensionalità, ma addirittura è proprio doloroso. Io prima vi ho detto che mi faceva male agli occhi dare le mosse con questo glitch grafico. È voluto. È voluto. Cioè, soffri guardandoli. Non dovrebbero essere qui. Avete sentito la mia chiamata? Siete qui per rendermi omaggio? Siete qui per bruciare per me? Lui si sente una divinità, confermato. Quindi lui è il desiderio di essere idolatrati. La va o la spacca? No, zii, muori. Oh, grande arcangelo! Ho accolto la tua chiamata e ho viaggiato verso la tua dimora! Per la mia lealtà, io... Tu non puoi prendere da me. Tu devi solo dare. Quindi muore davvero. Crit morto, è stato crit mortato. Merda, lo ha fuso, raga, lo ha ridotto in cenere. Sono contento. Ve l'ho detto che ci voleva la morte. Non sono contento perché è morto Dorian.
Sono contento perché si alza il tono del racconto. L'avevo detto che sarebbe successo! Forza, Franci, mettiamo fine a questa storia prima che uccida qualcun altro. Quanto cazzo è bella la musica degli arcangeli, porca puttana. Si è attivato tutto, godo. Danno sostenibile. Me la ingambetto. Dobbiamo fare male. Io farei male. Pompo quel volume pazzo, sì sì. Dobbiamo fare male. Che va a scatti? Mazza. Ne tiene di danno il bastardo. Ok. Meno male che mi sono ingambettato. Martello giocattolo. Zefiro. Bene. Tentazione, si è fatto del male per prendere punti azione? No. Melo, ok, stella cadente. Dovremmo farcela perché il vento sradica, vero? Brutto prosciugato. Brutto. Dovrebbe fare bene, sì. Buono. Dovremmo riuscire a colpire. Il problema è che attacca prima il martello giocattolo, quindi ne approfittiamo per fare riavvolgi in tu sputo. Dovremmo toglierglielo. Bene. Kaylee ha preso una mela e l'ha mangiata. Porca troia! Bello. Questo boss è tosto. Bello. Praticamente se tu gli distruggi il muro, essendo la mela di Satana, te la mangi e forse hai un effetto randomico. Tra l'altro l'ha mangiata Kaylee. Il problema è che se fondiamo per reggere, però se non fondiamo, Gambetto mi uccide. Devo switchare, devo fare ingambettare qualcun altro. Pum bomba qua, spizzafuoco deve essere sacrificale. E devo usare un riavvolgino anche qua. Attenzione però, siamo iper passivi. No, non posso rinverdire, vedete. Oddio, però si è... Porca puttana. Perso. Perso. In realtà questa l'abbiamo persa come dei coglioni. L'abbiamo persa come dei coglioni prima, nel turno precedente, non facendo il rinverdino. Perché ha ucciso me, questo è il problema. Io non posso ribobinare me. E adesso possiamo provare a fare qualcosa. Ma è dura ora. Gambetto contro gli arcangeli bocciato. Ora aumenta la precisione. Dobbiamo stollare, dobbiamo fare una tattica stolla adesso con un solo mostro. Questo prende il muro, no? Az, broadcast.
posso neanche fare la fusione. Qui è inutile curare ancora. Contento di perdere? No, perché ho perso come un pollo. Non ho perso per difficoltà della fight, ho perso perché ho di nuovo contato male i turni di Gambetto. Va bene, vediamo che succede col Malabardo. Bei danni. Mm-hmm. Facciamo bei danni col Malabardo, eh. Purtroppo non ho quelle mosse che mi tirano sulla vita. Cioè mi tirano sulla difesa, scusatemi. Farei un altro danno. Cosa mi dà? No, è solo avvelenato? Pensavo ci potesse essere un proc positivo, cazzo. No, niente, impossibile avere un proc positivo. Porca puttana. E devo riavvolgere. Malabardo, tankala, ti prego. Se no ti resto comunque poi. Ok, broadcast. Tentazione. Cos'è che fa? Ah, ok, proprio quella dell'albero. Non prendiamo un'altra mela. Qui farei colpo, non userei PA. Perché sennò dobbiamo usare uno strumento ed è ancora peggio. Speriamo che ci sia una mela buona. Godo, cioè. Immaginavo. Malabard, tienila. Malabard! 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 Malabardo! Malabardo! Malabardo, Dio Cristo! Il Malabardo non si perde un cazzo! Ultimo riavvolgino. Madonna, il Malabardo, ragazzi. Il Malabardo la tiene. E ora via l'albero. Non penso abbia più vita per farlo. Cazzo. Cosa? No, retaliate. Devo switchare. No. Ghiacciello. Usiamo tutta la borsa, raga, io ci provo. È buono? Sì, va bene, non c'è problemi. Tanto so conduttivo per i prossimi 10 anni. Però penso che ghiaccio uccida erba. Vediamo se riusciamo anche a fargli meno velocità. Passano gli effetti attraverso il muro? Sì, penso di sì. Curami, godo. No, non passano. Judgment. Bella, ghiacciello. No! Perso. È riuscito a fare overkill. Pensavo di rimanere a poca vita. Mi ha dato. Io persi. Erano strumenti persi allora. Ah, me li ha tolti. Pensavo fosse una roba del tipo premio di consolazione. Stai bene? Per un attimo mi hai spaventata. Ah, sei sveglio, per fortuna qualcuno ti ha portato alla mia clinica sano e salvo. Ecco, prendi. Se state attraversando Nuova Virral prima di partire fareste bene a rifornirvi di scorte mediche. Ti darò ricostituenti in cambio di qualsiasi risorsa tu abbia. E lo stesso farà Clemence del caffè Gramophone. Fai attenzione là fuori, Franci. Se sarai prudente non dovrai tornare qui troppo presto. Allora, qui noi abbiamo sbagliato. Ho sbagliato. Goodbye.
a usare il gambetto di merda. Il gambetto di merda contro i boss non fa bene, perché lo puoi sfruttare per troppo poco. Ti costringe poi a fare rinverdisci al secondo turno, non ha senso. Ci metto troppo tempo. Ci metto davvero troppo tempo. E va bene perdere, perché questo ci fa capire che questo gioco, se fai una cazzata, ti ammazza. Però è un boss semplice. Questo è un boss semplice. E poi è vero che rinverdisci mi toglie anche i buff su Decibella. Gambetto non ci piace. Ci serva di lezione. Oppure facciamo un'altra cosa. Fusione turno 1. Se vogliamo fare il burst, facciamolo per bene. Ganzo che tagli il dialogo. Andiamo subito. E andiamo di... Non volere più lo sguardo su di me. Hai brividi. Eccola. Oh, proviamo a ittare. Ita, 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 ita. Godo. Dobbiamo farlo per forza, speriamo sia buona. Godo. Non ci conviene più perché siamo prosciugati. Oddio no. Possiamo riprovarci. Ita 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 ita. Godo. Vi fidate di me? Io volevo fare gambetto su difese, burst. Se metto il muro? Tiene. Rompe solo il muro. Buono. Questa è un'altra cosa importante. Ancora abbiamo un turno di buff. Finito. Facilissima così. Che culo. Oh, prima che sfiga, chi lo sa. Ok, abbiamo collaudato questa tattica. Se vogliamo andare con la Robin Dam Decibella, dobbiamo fondere turno 1 e fare il male.
come autosabotarsi. Guarda bene, Gonfrix. Guarda questa freccia ventosa che, nonostante il 75% di precisione, colpirà tutta ingambettata. Guarda attentamente, come overciaddo. Allora, riff metal, non comune. Se avesse avuto fase 2 rinverdisce. Colpisce un'intera squadra. Ok. Diventa un attacco di tipo aria, si è assegnato a un nastro di tipo metallo. Più 49% danni ad area. Colpo critico, bello! È sempre ad area con decibella quando c'è ecolocazione. Quindi 49% di danni in più punto. Fa malissimo. Praticamente una 90 BP che costa 3. La mettiamo. È una 90 BP. La mettiamo, non possiamo togliere Zephyroth. Non possiamo togliere il muro, molto importante perché ci ha appena mostrato di essere un'ottima arma anche contro gli arcangeli. Ah giusto, è sempre ad area perché colpisce l'intera squadra, avete ragione. Però che tolgo? Chiama aiuto. Speriamo un po' più lentamente. Bomba glitter. Colpisce un bersaglio. E lo inglittera. Strano, ok? È già assegnata? Fantastico. Bordi taglienti, fa schifo. Posto. Il tuo vigore è aumentato di 14%. Ora puoi planare per 4 secondi. Eccoci. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola a oriente sulle tue ali fino ad un luogo che io sola conosco e fin qui. Ci siamo? Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Di vuoto e di quiete, eccoci. Cordemonio, giusto? Sì, era il suo nome, l'abbiamo visto sin dal momento in cui ha incenerito Dario Moccia. Una bella opportunità di lavoro per te. Lui sta creando un esercito di arcangeli. Ah, sono entrati degli umani, il che ovviamente lo identifica come non umano. Fermi. No, Viral Zen, ho un'altra idea. Si è preso Mordred. Noi lo abbiamo visto uscire. Lo abbiamo visto uscire dalla prima stazione e ha lasciato dentro Morgante perché ovviamente Morgante non le interessa, era rotta e senza potere. Ma Morgante chiedeva dove fosse Mordred. Mordred, sei tu? Mordred non c'è. Lo ha preso lui. Probabilmente lo ha già assoldato, per modo di dire, perché non sentiamo neanche le risposte di questi arcangeli. Vengono assorbiti. Non hanno neanche il tempo di dire che cosa... E non è umano. Che cosa è? Non lo so. Specchio con un triangolo. Boh. Andatevene, per favore. Da dove? Potessi andarmene da Nuova Virra, lo farei. Dorian! Dorian. Sorry. Mi dispiace, ma è solo colpa sua. Dobbiamo andarcene. L'aria qua sotto odora di morte.
Cenerito. La comune. Comunque, qui una boss fight migliore di Poppetox sicuramente, perché era un... Sorry! Era un DPS check sto boss, che comunque ci ha insegnato qualcosa. Abbiamo fatto un solo try, di troppo. Ci ha insegnato qualcosa, perché sappiamo adesso che Gambetto non funziona bene contro i boss, che può essere utilizzato solo contro i trash mob, che siccome muoiono prima di subito non ti fanno scadere il conto alla rovescia, e che il muro è un perfetto modo per assorbire il danno non multi-hit della mossa finale degli arcangeli. Quindi in verità questa boss fight ha seguito le regole del Monster Collector di insegnarti qualcosa e di giocare alle proprie regole. Ora sappiamo che i muri sono importanti, che il burst si fa con la fusione di turno 1, non dopo, e che il gambetto non serve tanto. Lo scaling del livello l'avrebbe resa molto più difficile, probabilmente. Secondo me state ragionando un po' in Pokémon. Aumentiamo la difficoltà, dai, voi finché non siamo in difficoltà massima 20 su 20 non siete contenti. Basta, non abbiamo provato questa difficoltà per più di 5 minuti. L'abbiamo alzata due volte nelle ultime due live, proviamola prima. Giorgio, grazie della sub. Dicevo, i livelli non mi sembrano così importanti, non mi sembrano così distanti. 20-33 è una bella distanza e comunque i danni arrivano dai selvatici, ma 27-33 mi sembra accettabile. Il livello va bene, semplicemente avevi due fully evolved, certo. Anche perché comunque aveva statistiche base sicuramente più alte, certo. Avendo giocato a difficoltà massima, capisco che per te sarebbe giusta, ma ci dobbiamo arrivare. La comune aprirà le sue porte. Cercheremo un punto di incontro con il resto di Nuova Virral. Volevamo solo una guida, non volevamo... Lo so. Sei bravissimo, ma noi vogliamo vederti piangere in amicizia, ma certo. La gente di questa comunità non è cattiva. Dovete solo scegliere con più cautela in chi riporre la vostra fiducia. Cose da pazzi. No, in realtà non è che me la sono giocata bene qui. Ho barstato come un pazzo. Non c'è stata grande strategia nella battaglia. Ho barstato come un pazzo qua. Però è una strategia. Semplicemente non è una particolarmente divertente. Come ti senti? Io... sto bene. Mi sento in colpa per aver aiutato Dorian per tutto questo tempo, ma in realtà la colpa è sua, non mia. Ci unimmo ai figli del lutto più o meno nello stesso periodo. A me serviva quel senso di appartenenza. Che vi dicevo l'altra volta? Ho anche hittato 2,75%, è vero. Diventammo buoni amici, io ero una sorta di assistente per lui. Forse col tempo le cose cambiarono, forse c'erano sempre stati problemi, ma Dorian iniziò ad avere un ascendente nefasto sulla gente di Borgo Cordoglio. Grazie Calar Fenrir della sub. Momenti come la live di ieri mi fanno ringraziare quel giorno di ormai 7 anni fa in cui iniziai a seguirvi. Contava solo lui con i suoi sogni, le sue esigenze, le sue follie. Non c'era più quella comunità di cui avevamo un disperato bisogno. La gente reagì male. E io cercai di appianare i contrasti. No, non ero la sua assistente. Gli coprivo le spalle. Mi sembrava di stare facendo del bene, di coltivare un'atmosfera di positività, anche se la gente stava male. Non sono una brava persona, Franci. Sì che lo sei. Mi fa piacere che tu lo pensi. Ora che lui non c'è più, spero che staranno tutti meglio. Le persone smarrite cercano una guida, e Dorian gliela offriva.
Beh, un altro arcangelo in meno e voglio aiutarti a trovare tutti gli altri. Che dire? È indubbio che nei momenti di maggiore disperazione tendiamo a voler trovare un faro che ci guidi, e si ritorna al discorso di oggi pomeriggio della religione. Spesso la religione è quel faro, e c'è chi nel mondo vero trova la fede per la prima volta in punto di morte. Non me la sento di colpevolizzare quel cretino di Dorian fino a questo punto. Perché se una bestia immonda e incomprensibile mi sussurrasse di essere trovata dopo che sono stato proiettato in un mondo lontano dal quale non c'è strada per tornare a casa, non so cosa succederebbe. Non lo so. Dorian era un cretino, ma non era pazzo. Stava impazzendo, e stava impazzendo perché anche lui sottoposto a una pressione fuori di testa. Quindi non penso che fosse un dittatore. Cuoca, non sbagli. Anche noi stiamo facendo la stessa cosa. Anche noi siamo arrivati qui. C'è stata data una speranza da Morgante, quella di tornare a casa. Stiamo eseguendo gli ordini di Morgante. E magari così facendo, in realtà daremo potere a questo arcangelo che non ci porterà a casa, ma anzi rade al suolo Nuova Virral e l'umanità intera con essa. Siamo dei Dorian? Non lo so. Grazie Dark Souls of Alex che si abbona per il sesto mese. Non lo so. Alla fine si è solo aggrappato ad una speranza. Già. Già. Mi dispiace che sia morto, ma sono contento narrativamente che non ci sia più, perché ci fa comprendere che non avvicinarsi agli arcangeli è solo cosa giusta. Ma Morgante è davvero cattivo, difficile dirlo. Non abbiamo la certezza che sia buono. Grazie al fanboy del maestro che si abbona per la prima volta. Capite bene che Dorian non è andato lì dicendo "Adesso ti assorbirò, brutto coglione!" È andato lì comunque esatto, con un sentimento di trattativa. Quindi dobbiamo stare attenti. È anche vero che, come avete detto prima, questi arcangeli sono tutte entità diverse, e quindi bisognerà capire di volta in volta davanti a chi e cosa siamo da un punto di vista soprattutto caratteriale. Con delle buone intenzioni in un certo senso sono d'accordo, almeno io ho percepito così, fatemi sapere la vostra. Comunque Dorian era lì per trattare non solo per sé, ma anche per il suo popolo, che vedeva dall'alto verso il basso, ma comunque era lì per tutti, non solo per se stesso. Quindi, oioi, sì, lo apro il bestiario, zio, lo apro il bestiario, sì, lo apro. Ti giuro che lo apro, ti giuro che non sarà l'unico arcangelo che salto. Te lo giuro su Dio. Ti giuro che apro il bestiario e lo leggiamo, anche se non lo scrivi per la settima volta. Ti giuro che lo faremo come l'abbiamo fatto per tutti quanti gli arcangeli. Se posso finire questo discorso, poi lo apro, te lo giuro. Te lo giuro, cambierò la difficoltà, la metterò a 25 e apro anche il bestiario. Però ti devi calmare, ti prego. Per favore.
Allora, abbiamo trovato tre centri abitati. Il primo è Harbour Town, il secondo era un centro abitato, Nuova Londra, il più nostalgico, perché voleva replicare una città realmente esistita nel mondo di provenienza della maggior parte degli umani, perché abbiamo visto che sono mondi simili. E il terzo è questo, che è un villaggetto relativamente indietro nel tempo da un punto di vista sociale e culturale, però molto devoto agli arcangeli. E forse molto devoto soprattutto per via delle parole di Dorian, che avevano in qualche modo dato la certezza che esistesse. Il carisma di Dorian ha portato le persone di Borgo Cordoglio a credere in lui e quindi credere negli arcangeli. E obiettivamente era vero. L'arcangelo qui sotto c'era. Cazzo. Ora puoi usare il potere fusione quando sei in fusione con Kaylee. Cos'è il potere fusione? Le fusioni che formi con Kaylee ora hanno più 10% forza. Cos'è? È una nuova meccanica? Il potere fusione? Tipo una mossa che si sblocca solo in fusione, probabilmente. Un'altra battaglia contro l'arcangelo che si è conclusa con l'apparizione dell'uomo triangolo. Intravedo uno schema, minchia. You don't say. Comunque, hai detto che la canzone nella tua testa si è allungata? Qual è la strofa successiva? Lì troverai le mie stanze segrete. Ora ritrovo di vuoto e quiete. È ancora troppo vago per esserci d'aiuto. Dobbiamo trovare un altro arcangelo. Ok, diamoci da fare. Ora dove si va? Hai sentito le dicerie su cosa sta succedendo a Ham? Potremmo dare un'occhiata se ti va. Capitano Lodestein, sei mai stato a Ham? Sai, quella piccola valle a ovest dei boschi di East Ham dove va spesso il capitano Lodestein? No. Però ci possiamo andare. E lo faremo. Vediamo un po' che ci dice il magistacio. Adesso. Il prossimo arrivo è previsto tra molto tempo, puoi andare al binario se preferisci, ma come essere mortale di carne potresti non trovarlo particolarmente utile. La stessa cosa che ci diceva nell'altro binario, nell'altra stazione. E questo è il Cordoiega. Vediamo i dialoghi ora che è tutto finito. Hey. Nell'ambito di un piano di sensibilizzazione culturale proposto da sorella Jacqueline, ora siamo ufficialmente in grado di commerciare con gli stranieri. Dai un'occhiata al nostro inventario. Oh! Sì. Così lo ricicliamo. Taglia legna. Ho disimparato a parlare. Grazie a Clash Crigio. Grazie alla sub. Taglia legna. Attacco in mischia 3 PA. 40 di potenza ma doppio colpo. Quindi un 80. Ah, prendiamolo. È comunque un attacco erba. Nastro base, ne abbiamo 8, plastica, legno, d'accordo. E prendono il grano, giustamente, perché sono una comune. Sorry. Mi dispiace per tutte le ostilità. Niente di personale, eravamo tutti molto impegnati nel tentativo di ascendere alla divinità. Grazie non vale della sub in regalo. Queste cose possono sfuggire di mano, lo sai. Sorry! Già letto? Con lei ci abbiamo parlato? No. Quindi il serpente d'oro di Dorian è solo un mostro impazzito? Che truffa. Beh, no, non ridurrei la cosa a un mostro impazzito. È comunque quello che viene definito arcangelo. È un essere paranormale, ultradimensionale. Non sappiamo nato come e dove. Grazie a Nidosaki per il 21esimo. La strada dei figli del cordoglio si è rivelata un vicolo cieco, eh? Forse mi dedicherò a qualcos'altro. Potrei iniziare a lavorare in legno. Va bene. Questa era quella amichevole, invece. Forse ora che cerchiamo di integrarci meglio con il resto dell'isola,
Dovrei iniziare a impegnarmi per creare legami personali più significativi con gli altri. Oops. Scusa se siamo stati così ostili verso la tua gente, straniero, ci siamo fatti prendere la mano! Da non credere. Ho riposto tutta la mia fiducia in fratello Cooper per poi vederlo vaporizzarsi. Ok, quindi... Dorian e Cooper sono la stessa persona? Per qualche motivo a volte si firma Dorian e a volte si firma Cooper. Va bene. Si mangia bene ad Arbor Town? Chiedo da parte del mio stomaco, sì. Sì, no, che Cooper sia il cognome è ormai assodato e fu il nostro primo... la nostra prima ipotesi. Però perché allora dentro la Bibbia si firmava a volte Cooper e a volte Dorian? Cazzo c'è? Money in the Bank. Firmava. Non sto capendo perché state scrivendo tutti firmava. Non ho capito, ragazzi. Ah, perché è morto. Ok. Ok, ok. Ok. Ormai. Grazie Frida Nipple, che sia buona per il 18esimo. Perché aveva due palle così. Ah, una palla era Dorian e l'altra era Cooper, va bene. Adesso, per la vostra gioia, leggiamo il bestiario, come abbiamo sempre fatto alla fine di ogni boss fight. Tranquilli, abbiate fede in Saidonia. Il malevolo cordemonio si nutre della devozione altrui, anche fino alla morte. Se la persona ha una fede abbastanza forte. Sussurra dalla sua stazione sotterranea, sperando che i suoi accoliti alla fine riescano a raggiungerla e a trovarvi la morte. Quindi si è cibato più volte di esseri umani che l'hanno trovato. Questa potrebbe non essere la prima. Incarnazione della devozione, Cordemonio si è originato dalla devozione ai molti dei e idoli che l'umanità crea e adora. Fenix, grazie delle 5 sub e finalmente al terzo arcangelo, possiamo dirlo. Non è una descrizione che sfonda la quarta parete? Come avevamo intuito. Gli arcangeli sono il prodotto dei pensieri condivisi del multiverso. Vi piace come idea? Visto che siamo in un multiverso, potrebbe essere che i sentimenti presenti in ogni singolo universo sono in grado di generare un arcangelo. Cioè, se in tutti gli universi, come è plausibile, esiste il sentimento di devozione, allora si crea un arcangelo. Se invece solo 3 di 15 universi credono nell'amore, non esiste l'arcangelo dell'amore. Capito? Potrebbe essere questo. Si parla di umanità anche con Poppetox. È nato dal desiderio della società umana, grazie a Jamiroquai della sub, di creare simulacri di se stessa. Qui umanità crea e adora, quindi non osta peraltro la presenza di soli umani a Nuova Virral. In questo multiverso ci sono principalmente gli esseri umani. Certo, in alcuni casi mi ricordo che si è parlato di guerre contro entità diverse, non ultimi gli elfi,
Vi ricordate, c'è stato un armistizio nella seconda guerra mondiale di uno dei mondi coinvolti nel risucchio a Nova Wirral contro proprio gli elfi, la nazione degli elfi. Ma allora potremmo ipotizzare che gli uomini sono gli unici a poter creare gli arcangeli. Che l'umanità è la specie più in grado di provare emozioni forti, così forti che da qualche parte viene generato un arcangelo. Non sono d'accordo. Più degli abitanti di Nuova Wirral, come influenzano il mondo onirico e quindi i mostri di Nuova Wirral influenzano anche gli arcangeli. Non pensi abbia più senso? Cioè tu intendi che solamente gli abitanti di Nuova Wirral stanno creando gli arcangeli e non le specie al di fuori di questo posto? Perché qui si parla di umanità. Quindi se questa è la tua interpretazione, non sono d'accordo neanch'io, perché umanità è un termine un po' importante per descrivere i soli pochi, pochissimi abitanti di Nuova Wirral. Se invece non era questo il tuo commento, non ho capito. Però sempre negative le emozioni che li creano. Sai che non sono d'accordo neanche con questo, Daniele. Volontà di creare simulacri e devozione non sono di per sé sentimenti negativi. Dipende. Sai cosa? Ossessivi. Potenzialmente ossessivi. Sono sentimenti che, se presi sotto gamba, se non gestiti in maniera coscienziosa, possono bruciarti. Però non negativi di per sé. La devozione, creare e adorare una divinità, può essere una guida, può essere una coccola. Se però arriva all'esasperazione ed esagerazione, non va bene. Creare simulacri, super top, finché le icone non superano l'importanza dei vivi, e allora lì c'è un problema. Scusa se ci riprovo, ma secondo me ti è sfuggito un dettaglio di lore nell'ultima stanza del dungeon. Ragazzi, mi raccomando, eh. Mi raccomando, io mi fido di voi. Magari mi è sfuggito un cartello gigantesco, nel qual caso andiamo a vederlo. Mi raccomando. No, ok, non ho capito. Non c'è niente. La capanna a destra. Non ho capito. Sì, sono chiaramente soldi sotto il letto, c'è una valigetta di soldi e sono i soldi di Dorian, perché questa era la casa di Dorian. Sì, vabbè, li abbiamo visti, ho fatto anche il commento Money in the Bank. C'è qualcos'altro che ci siamo persi? Mi sta sfuggendo qualcosa? Sono serio, raga. Sì, ma non c'è una valuta a Nuova Wirral. Questi sono soldi che vengono dal mondo originale di Dorian. Ma non può essere corrotto, ragazzi. Non ci sono i soldi a Nuova Wirral. Questa è una valigetta sua.
Forse collegamento ai succhiaterra, ma non ci sono soldi. I succhiaterra hanno detto che non c'è una valuta. Cioè, secondo me è un dettaglio abbastanza inutile. È una valigetta di soldi. Forse è stato pagato per convincere la comune, ma... non ci sono soldi a Nuova Virral. Ragazzi, secondo me è veramente una sfumatura così poco importante. Avrà avuto una valigetta di soldi e se l'è portata dietro sperando di riuscire a tornare a casa. Se l'è portata dietro in casa, intendo. Io non penso che ci sia da leggerci particolari risvolti. Cioè, magari ci vogliono far capire che era un po' un criminalotto, girava con la valigetta piena di contanti, quindi chissà in vita che tipo di personaggio strambo alla Jesse Pinkman era questo Dorian, ma lì finisce. Questa cassa l'abbiamo aperta, va bene. Esatto, Bistal, sono d'accordo. Ci indica più che altro che persona fosse prima. Amici, torniamo in città a vedere nuove dicerie e quant'altro. E mo che si fa? C'è un botto di roba da fa. Intanto ci curiamo. Kaylee ti racconta un buffo aneddoto sulla vita. Dopodiché controlliamo il deposito nastri e vediamo se vogliamo evolvere qualcuno. Il tutto vede, potremmo dargli quella mossa a ditto. Però è un secondo metallico. Il tetralato va evoluto, il terracotto l'abbiamo già vista l'evoluzione, quindi non è necessarissima, non è molto urgente. Sabbia il tempo invece andrebbe evoluto. Fucilatore, non lo so. Ah, e poi dobbiamo anche portarci il... ecco. Questo è il primo cambio che facciamo, però togliendo tracanna benzina. Però ci togliamo anche anni canini. Vabbè, pace. Lo togliamo e vediamo se qualcuno lo impara. Gli tolgo tutto quello che sembra potente. Ok. E lo depositiamo. Allora, prendiamo il Rhabdor. Braccia in alto, fuoco rapido, sputo, rimbalzo. Gli attacchi a distanza dell'utilizzatore hanno il 50% di chance di ignorare i muri dei... Bello, bello! Bella, bella abilità. Se questo si evolve in un coso che ha stat buone, questa è una bellissima abilità. 50% è tanto, eh. 50% è tanto. Multisparo, toglierei fuoco rapido in funzione di infiamma se la impara. Penso di sì. Tanto il tracannega lo impara. Bella lì. E con questa velocità è ottimo. Però il multisparo, ora che ci penso, sinergizza tanto. Vi torna? Toglierei braccia in alto, perché tanto il braccia in alto lo mette ad area decibella. E ci mettiamo in fiamma. Perfetto, la impara. Godevole. Godevole. Vale solo su di lei, non è ad area? Braccia in alto non è ad area. Ma non funziona ad area adesso? Ah no. Solo braccia in alto, però il muro invece è ad area. Va bene. Inutile multisparo più in fiamma. Non sono d'accordo, una costa 3 e l'altra 2. Per niente.
Tutto ciò che targhetta l'utilizzatore non va ad area, va bene. Facciamogli imparare un'altra mossa e gli ridiamo braccia in alto, dai. Intanto lo mettiamo in gruppo. Poi, gruppo. Ghiacce soia, per ora la mettiamo in deposito. Magari poi lo prendiamo in un secondo momento, ma vorrei far evolvere qualcun altro. Andiamo di nuovo nel deposito. Potremmo evolvere un'acqua perché non abbiamo ancora un'acqua decente. Dai, prendiamo il gocciolagno. Come cazzo si chiama? Gocciolagno. L'ennesimo speciale, però. L'ennesimo speciale. E abbiamo tolto un physical. Ce l'abbiamo un physical da evolvere? 100-100 potrebbe essere lui. Malchemico. Ennesimo a distanza. Però potremmo fargli la terza evo, che probabilmente ha, perché è uno starter. Se no c'è il balzospello, che deve avere un'altra evo, giusto. Mettiamo il balzospello. Sinergizza meglio con la squadra. E evoluto il fucili Raptor, evolviamo anche lo starter. Va bene? E qui cambia nastro e mettiamo proprio lui. È anche un tipo neutro, peraltro. Non penso abbia la terza. Le statistiche erano effettivamente molto alte, però. Vediamo un attimo. No, l'elettro non lo tolgo perché è elettro. No, no, ce l'ha, dai. A meno che non sia un'altra evoluzione ancora. Vediamo come livella. Vediamo come livella. Metti Gattv per l'elettro. Ha senso in realtà. Che cazzo fai? Sì, sì, ha senso, raga. Ma dove cazzo sono andato? Vediamo, non capisco niente. Sto accendendo e spegnendo Singalek in continuazione. Deposito e prendiamo il Gattv. Vai. Godimento. Come cazzo si piglia? Aggiungi il gruppo. Vai. Ok, raccogliamo tutte le dicerie. Non ci so più. No. Non era pieno di dicerie qua una volta? Che c'hai? Cambia disco. Costringe il bersaglio a passare a un altro dei suoi nastri, scelto a caso. Copertura ghiaccio, donazione di sangue, riduce della metà i PV dell'utilizzatore e lì... Bello! Bellissimo. Bellissimo. Questo, nei momenti giusti, potrebbe salvarci il culo. Doppia testina. Si attiva automaticamente all'inizio della battaglia per 0 PA. Dà all'utilizzatore lo stato multicolpo per 3 turni. Multicolpo... È buono, è praticamente déjà vu, ma si attiva da solo. È buono. Diceria nel caffè. Ok, ora ci torniamo allora. È buono. Però consuma doppio PA, vero? Quindi è déjà vu. Sì, ne prendo due. È déjà vu automatico, ma da gestire con cura. Ricevo e confermo. Ok, trasformazione. Mimetismo bestia, radioattività. Ha una chance di ustionare automaticamente un avversario al contatto in mischia. È corpo di fuoco. Rimbalzo, sì, lo sappiamo già cos'è. Sfasamento. Gli attacchi dell'utilizzatore possono colpire i fantasmi. Per rompere alcune boss fight, ma l'abbiamo già fatta, Penny Dreadful. Sicurezza di sé. Non puoi essere confuso, il 70%. Colpo rapido, fendente, karate metallico, pugnalata tossica e colpo vendicatore. Li conosciamo tutti, non ci interessa nulla. Con le fusioni déjà vu è rotto, è vero. Sì, però devi avere proprio un filler slot.
Probabilmente non mi crederai, ma ho visto un minuscolo Falenik nella radura al centro di Prato dei Ciliegi. Non era solo un cucciolo, era così piccolo che potevo tenerlo in mano. Come credi che sia diventato così? Laggiù sta succedendo qualcosa di strano. Un Falenik, i 25 iti. Va bene, uno sfasamento lo prendiamo? Va bene, dai. Ci stavo pensando anch'io. Andiamo a Firelink a vedere se è successo qualcosa. Facciamo un paio di ingressi. Ultimo. No. Qui nulla. Con il pisello di Mike. Anche io sento puzza di arcangelo che fa rimpicciolire la gente. Qui posso riciclare da te? Fai te? Io fa? Non ricordo. Quando ti trovi al campeggio al caffè. Ah, ok, devo farlo direttamente da lì. Va bene. Facciamo dopo. Oh, una dice. No! Mi puzza il cazzo, ragazzi, scusate. Puoi riciclare da solo. Facciamolo subito. God. Sono proiettato fuori dal caffè. Benedetta, grazie della sub. 9 mesi insieme, vi si ama e ho il pipo incassettatissimo. Tu, che ci dici? L'ultima volta che ho fatto una passeggiata nei boschi di Istam, che sono accanto al villaggio del borgo Cordoglio, sì. 5 succhiaterra mi hanno trascinato nella loro tana e prosciugato ogni forza vitale. Cioè, quella presentazione sulle multiproprietà era una noia assurda. Ci sta semplicemente dicendo dov'è la prossima casa. Va bene? Giretto rapido. Facciamo anche la zona di Sinatra. Recommend it. Non è che qui per caso è apparso un NPC che ci vuole raccontare delle cose, no. Basta. Finita ogni sega. Il molo non ho controllato di là. Cazzo scatto. Allora, regà, apriamo il diario. Scegliamo che cazzo fare. Che secondo me è tempo di andare con Meredith e chiudere un attimo il Kaylee Arc. Voglio scoprire che cos'è il centro commerciale. È in linea anche proprio di esplorazione il prossimo punto di interesse. Let's fucking go. Poi vediamo che secondarie possiamo fare lungo il tragitto. Elfo faccia di legno. Magari lo cerchiamo nella parte nuova lassù, nei 3 cazzetti lassù. Nuoto è lontano. Donna di metallo invece top. La possiamo trovare. Succhiaterra pure. Buffy è lontana. Falenik minuscolo pure. E Capitano Lodestein sta sempre su questa strada. Quindi direi di trasportarci proprio al Borghega. Let's go, raga. Si esplora. Godo. Allora, godo. Togli l'elettro e metti lo star. Ah sì, non sono andato come un coglione a prendere Meredith. Ho pensato che fosse automatico, mettendo in log la missione. Ah,
mi sono allenata dall'ultima volta. Non resterò indietro, non preoccuparti. E quindi facciamo anche un'altra robetta. Se no abbiamo due gatti vo. Ci riprendiamo il Vanpost. Vai. Occhio che ha cambiato mostro, in che senso? Lo so. Certo. Potremmo però allora prenderci Decibella e metterla su Vanpostore. Alchemico, raga. Ok. Va bene. Così. Questo è il party. Sti poretti. Tutti privati dei loro mostri. È vero. Eugene utile solo a darci Robin Dam. Sì, sì. Ma tanto ora livelliamo. Vediamo un attimo però il set di Meredith. Se è importante. Colpo, multicolpo, carica e affila. Boia che merda. Vabbè, livellerà. Fa schifo. Schifo sto set. Vediamo se al posto di multicolpo possiamo dargli qualcosa di interessante. Ma niente. Quanto c'ha di difese? Un cazzo. Ricevo e confermo. Fendente, spruzzo, disperazione. Affila non comune. Inciampo, schiva. Resistenza al metallo. Potenzia fiam. Muro bestia, muro. Potremmo dargli un muro elementale. Di quelli normali. Almeno abbiamo anche un muro. Vediamo. Per ora troppi pochi slot. Ho proprio cagare alla minchia. Adesso senza Decibella saremo un po' inizialmente nerfati. Comunque, correggetemi se sbaglio. L'esploro di questi tre dobbiamo farlo, vero? Datemi una risposta. Sul mio Rix, sul mio. Ma credo proprio di sì. E invece no. No, già fatto. Già. No, ma è puttana. Infiammega più carichega. Brutto essere tornati a questo. A prendere danno. Ok. Zug zug game, non è pom. Però almeno abbiamo una lead veloce. Dai. Vai, Gattivù già livellato, attenzione, Peperino colpisce un bersaglio a priorità su altre mosse. Che comunque. Difficoltà alzata, sì, sicuramente. Sì, Meredith, ma non costo coso. Tieniti questa. Vai. E facciamo sta roba. Sì. Non abbiamo la stat boostata di Kaylee, ma siamo comunque messi bene. È troppo lunga, non possiamo ingambettare. Le kill precedentemente confermate ora non lo saranno più. Porca troia però. Crit.
io. Crittato. No, qui non è l'IA intelligente Gabriel che ha crittato. Cioè, tre colpi li reggevamo. Va bene. Facciamo la cognetta. Andiamo comunque di colpo di energia lì. Non li reggevo. Quanto fa il crit? Tre elettro, un'aria non li regge. Ma perché conduzione aumenta ogni stack, anche la botta che prendo? Allora. Ok. Allora forse non avrei detto davvero. Ora però ci sta boostando. Buono, prendiamo le kill allora. Andiamo sui deboli. Che figo che ho il multibersaglio quando switcho. Non ci avevo mai pensato. Però mi sa che avevo già fatto questa riflessione, solo che non applicandola. Buono. Non me la ricordo mai. Merda. Sono tutti più veloci, potrebbe uccidermi. La cosa buona è che ormai Robin Dam li sciotta. Se sussulta sto stronzo. Può sussultare colpendo sul muro? Il problema è che ci stiamo portando dietro sto cazzo. Ciao, vabbè. Meno male, dai. Bravo. Ci stavamo portando dietro sto cazzo di conduttivo dall'inizio. Spaccalo 2.0, bello. Va bene, va bene. Lasciamo scadere il muro. Ok. Riavvolgi che gli scade il muro. Sì. Vai. Va bene. Mica muoio. Dio. Toccare sa Malabar. Oh, si vede che abbiamo alzato la difficoltà, eh. Che Meredith fa cacare per ora. Prendere un compagno nuovo adesso è un bel casino. No, no, whippino un cazzo. Qua vinciamo. Perché adesso il Malabar dà di nuovo la parata. C'ha pure l'attacco boostato. Sì, questo ci ha insegnato che non dobbiamo mettere. Però non lo potevamo sapere. Dobbiamo subito togliere i mostri deboli elettro se gli avversari hanno roba elettro, perché poi il conduit si propaga a catena su tutto il party. E ora in teoria facciamo posizione di parata e vediamo se il nostro amico ha come colpirci. Va bene. Colpo. Godo. È vinta. Il Malabar della vince da solo. Troppo potente sto mostro. Va là. Malabar della vince da solo. Tauntiamo. Thank you.
Ok. Ora. Vai. Va bene. Finalmente me l'ha fatto. Boom. 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 Madonna mia. Oddio. Malabar di incazzatissimo. L'ho attritato. Vai, colpisciti da solo, coglione. Madonna mia, Malabardo. Quanto cazzo è arrabbiato. Oh, se li è fatti da soli. Si è fatto da solo la fusione e i due spaccalo c'erano dentro. Madonna, quanto è forte il Malabardo. Vai, morto. The Malabard. The Malabard. Doppio fendente, colpisce più volte ciascun membro di una squadra, d'accordo? Una 30 burp, ci sta, 4 AP. Karate metallico, la conosciamo bene. La coverage. Grazie il Rapture per il raid, grazie mille. Poi abbiamo doppio colpo del GATV. Ok, concentrazione, aumenta la precisione, Ganzo, Ganzega. E ora dobbiamo andare a leccarci le palle al falò. No, no, non farmi del male. Malabardo è il nuovo Mino, impossibile da boxare. Sì, però a differenza di Mino non fa cacare, tipo P. E infatti l'ho tradito. Io, merda. Perché se non lo avessi tradito, saremmo ancora in No Death Run. Un po'. Meredith descrive con passione la trama di un romanzo fantasy che adora le teorie di Saidoni. I tuoi nastri sono stati riparati. No, non ho bestemmiato, ho detto io merda, perché l'ho tradito. Ho ammesso che Mino andava boxato, può essere. Allora, Maba. Andiamo su. Facciamo il pipo pipo popo, popo popo pipo, pipo pipo popo, direi. Anzi, forse potremmo fare il... Questo è mare, quindi verosimilmente faremo solo il questo. E poi cerchiamo qua il folletto infollettato. Grazie Naiko, grazie Bendy Scarlet, bellissimo Casabisti, ho giocato appena uscito al day one e mi è piaciuto un sacco, anche se poi ho dovuto abbandonarlo per Zelda e Diablo, ma lo recupererò in ferie. Grazie a Michelanto che si abbona per il terzo mese, sto tutto incassettato pure io. Ho un quantitativo di cassettame in corpo fuori di testa. Ombra indietro. C'è un tizio grigio simile al tuo personaggio. Ma vai a fare in culo, che vuol dire? Ho visto una cosa. Io non l'ho vista, raga. Cioè, quindi questa cassa si attiva da qui. Va bene. E quindi tocca fare così. Aspettate, eh. Ora facci il teleport. Così vediamo anche se c'è quest'ombra che dicevate. E se la cassa si apre. Io non vedo nessun personaggio simile al mio. Sì, comunque è rimasta aperta. Mimetismo fulmine con 5% chance di priorità e più 1 di durata. Polpa grano. Un tizio grigio simile a te. L'ho visto. Era sulle scogliere. No, ma sicuramente non era un'allucinazione di massa.
A sud verso sinistra. Ora non c'è più. Fuck is that? Sono io, sono chiaramente io. Cos'è? Oddio. Oddio, oddio. Non era quello che volevo. Dio! No, non voglio tirargli addosso la roccia, la devo usare per saltare, ma ho fatto Ronaldinho. Dini de gnine de gnine de de ne de de ne 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 gnine ne gnine ne gnine ne 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 gnine ne gnine ne ne. Buono. Cosa prendiamo adesso? Ci sono altri sassi, ho paura che scompaia, Franco. È scomparso, vero? È scomparso, raga. È scomparso. C'era questo rischio. Non scopriremo mai che cos'è fino al prossimo incontro. Scomparso mentre lo guardavi. Chissà che cos'è. Però non potevamo salire qui, quindi ci serviva a buggare il salto. Capito? Che sfiga, era in un posto inculatissimo, lo so. Ancora, mamma mia quanta roba che ci sta qua. Colpire, affondare. Dovrebbero morire. Ok, quindi abbiamo comunque un sacco di kill confermate. Anche se non c'è il 10% in più. Questa è un'ottima notizia, sinceramente. Grazie, Sancho. Io non ho mai incontrato quella roba. Vabbè, per ora esploriamo sto posto. Questo che cos'è? Bella la musica. Allora, no, prima questo quadrato. Prima questo quadrato. Sembra una zona UFO quell'altra. Cazzo, c'era un sasso qua. Così cazzo. Arco di Nuova Virral, ma qui ci siamo già stati in teoria. Invece no. Quest'isola mi ha insegnato che non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, è quella che meglio si è adatta al cambiamento. Trasformiamoci. Ordino un chilo di sesso. Sta arrivando, eh. È Darwin. Bellino il lanciolino, lo ammazzo. Il bro pensa di essere Charles Darwin. Scopato. Melano. Team Piselli di Mendel, coglione. Colpo d'energia, potenza 60, fa del male. Comunque gran merda sto gatto, per ora. Pensavo che avessimo smesso di cercare i mostri sotto il nostro letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Ma cosa significherebbe per quest'isola? Questi sono i mostri dentro Dio? O noi siamo semplicemente sotto il suo letto, lontani dalla sua vista e dimenticati da tempo? Madonna come l'ha presa larga il Fra! Cioè, in quanto i mostri si mettono sotto al letto,
ma noi siamo diventati i mostri, noi siamo i mostri messi sotto al letto di Dio da Dio. Filosofo. Darwin, passami lo sdrogo. Complimenti, complimenti, bel cazzo. Cioè, secondo me bel... Fucilatore. Un uppercut. Immagino che attraversare questo ponte sia meglio che bagnarmi gli stivali nello stagno. Non abbiamo ancora il telepoto. Cabine telefoniche, eh? Tra l'altro London style. Ah, qui c'era un cancello. Uff! Oh no, un furry. La nuova frontiera. Questa è la nuova frontiera del furry. È Wolfie Glick. Così il fra si sente un cane e ora può riprodursi come un cane. Procedo a ucciderlo. Lo busto e poi lo uccido. Ma vai, bustalo. Vai, e ora uccidilo. Vai. Massaggio alle palle. Sì, into. Calcio nei coglioni. Molto furry, ragazzi. No. Grazie Chris Loris. Cioggogino, cioggenon. Wow, scusa davvero, mi sono completamente incassettato. Dove ho sotterrato quell'osso? Chissà se al di là dello scherzo non sia lore il fatto che trasformandoti nei mostri un po' alla Animus di Assassin's Creed cominci a comportarti come loro. Cioè... al di là dello scherzo, del meme, della burla e della simpatia, potrebbe essere che a star col mostro si impara a mostrarlo. Stiamo facendo tutta la parte sotto a questo punto, dove c'è l'introvelfo. E ora ovviamente esploriamo più rapidi perché... questa è illegale, questo quarto quadrato a sinistra è illegale per ora secondo me. Dicevo, esplorando con poteri maggiori facciamo più in fretta, siamo bloccati da meno cose. C'è un button. I miei gruppi preferiti sono i The Y, gli Schrödinger's Martyr e i Flash Cage. Preparati a un po' di heavy metal. Madonna, se Schrödinger's Martyr non è un nome realistico per uno di quei gruppi del cazzo che fanno trash metal e scrivono sulla loro pagina Facebook stay tuned, arriveranno presto novità, ma hanno 6 like e sono delle loro mamme. Noi siamo il martirio di Schrödinger perché nelle nostre canzoni siamo sempre lì a spiegare il significato di come la vita sia un dualismo tra quello che può accadere e quello che non accade. I nostri riff sono in 8 noni proprio per questo motivo, perché c'è il 4 quarti e contemporaneamente no. È una visione un po' strana della vita, un po' così bipolare come noi. Però c'ha il malabardo, onesto. Questa era personale.
campato tanto nel mondo della musica. In fiamma. Ce l'ha già. Karate metallico. Vabbè. Io ora due in fiamma il fra. Oh, accidenti, me l'hai suonate di brutto. Rimettiamo le braccia in alto. Dio. Sono in ordine alfabetico, Sidonia. That's not that difficult. Dillo alla mamma. Sì, sì. Oddio, oddio, mi scopa. Oddio, non mi scopa. Baffo? Vai, 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 e, al volo, grande. Questa falena voleva proprio lottare. Si è messa tra me e la porta con una violenza inaudita. Va bene. Poco tene non è to. Io so Giorgio Mastrota. Io son Giorgio Mastrota. Sì, son Giorgio Mastrota. Comunque bravo Falenic. Cucine da incubo. Porcupine Tree. C'è anche i vocals da Porcupine Tree. No, non uscire. The pain, it hurts my feelings. This cave is dangerous, but I keep walking in the distance. Oh my god, there's a monster. Ok, basta. Trains dei Porcupine Tree, ragazzi, che cazzo di canzone. È una fusione? È una fusione? Meta, scudi errante? Non si può registrare, quindi sì. Lui è Meta. Lazarus. La mia preferita è... Blackest Eyes si chiama? No, non è Blackest Eyes. La mia preferita è... Dai, quella del tempio. It's one of the wonders of the world. It's coming down. It's coming down. Oh no. It's one of the wonders of the world. And no one cares. Come cazzo si chiama? Dai. Sound of Music. Ce l'ho. Vai, cazzate. Sì, Sound of Music, bellissima. Oh, bello il riff. Io ho fatto un seminario con Gavin Harrison, il batterista di Porcupine Tree. Una lezione di musica. Non suonavo la batteria ai tempi. Insomma, anche ora la suonicchio. Però fu interessantissimo.
Batterista incredibile, secondo me è il miglior batterista in circolazione al momento. Gavin Harrison, sì. Bon, ciao. È buono in questo gioco il fatto che comunque livellino bene anche in background i mostri. Non c'è bisogno di andare con le merdine. Mettiamo davanti sempre Malabardo Decibella, tanto prima o poi livellano in the back. Vi stavo leggendo e ho spammato, ho droppato qualcosa di utile, scusatemi, sono stato stronzo e non ho visto. Faloetto. Yuki. Pezzo fusione. Pezzo che fallo. Ok, qua. Nulla di che. Un insetto mi è appena salito sul piede. Te l'ho mai detto che la mia tolleranza per queste bestiacce è molto bassa, mia sorella. Mia sorella. Grazie, Mr. Sells. Penso che ormai lo sappiate, ma io ho il terrore degli insetti volanti. Se volano è finita. Farò finta che fosse solo un filo d'erba e smetterò di pensarci. Social Link 1. Anche io mi cavo addosso. Hai perso la mia resa. Marluscia, buonasera Saito, scusami la domanda, ma il Genshin Impact quando lo riporterai? Non lo so, amico mio, non ne ho idea. Sei l'anti Sugimori, davvero? Per questo The Pokémon Company mi odia. Come ci arrivo lì? Con un salto bagalto, mi sa. Dai, tecnica del salto bagalto. Danis Blue, terzo mese, godo anch'io quando siete qui con me. Tecnica del salto bagalto, dai. Buono. Complimento. Qui vero salto bagalto ladrerone, eh. Col cisatone 1, bravi, avete imparato ormai. Si è fatto il cisatone vero. Però l'introvelfo dovrebbe essere qui. Quello che dovevo fare prima per beccare Gianfranco che si soglu, ma non l'ho preso. Ho restato, vero? Non sono presente. Lo rifacciamo anche dopo. Qui non c'è nessun introvelfo. Mi fa l'idea che questa sia una di quelle quest che se ci mettiamo a voler fare di brute force non riuscirà mai, perché è un proc raro. Dobbiamo passeggiare e a un certo punto lo vedremo. Un Salvega? Sì, metti che crash. Forse introvelfo è di notte, mi piace. Non ci ho pensato, ma mi piace, perché è introverso, quindi magari non si fa vedere. Potrebbe aver senso. Dormiamo di nuovo. Ma c'è una fusione lì? L'ho appena notata, scusate. Facciamola, magari. Metti che ci va di culo ed è un introvelfo. Io la farei anche questa. Dai. Dobbiamo avere paura. Ok, ma tanto gli facciamo lo scopatone 1 di Zefiro. No. Sì. Qui c'è il roll. Abbiamo scoperto che c'è il roll. Questo era roll. A meno che non ci siano gli IV, che potrebbe essere un'altra risposta. Esatto, Loxeren. Mushu. Un po' mulannica la situa.
Più che altro, secondo me, è più cazzuta l'evoluzione a questo punto. Ciao. Scopato. E infatti c'era allora il fior di fauce dentro. Mi sembrava strano che avesse il body type dell'evoluzione. Mazza quanto regge. Metterei ecolocazione. Ah, no, niente. Pensavo reggesse. Non è servito a nulla. Difesa a distanza, attenzione, si è boostato la difesa giusta il Fra. Non siamo in vantaggio di tipo, purtroppo. Ce lo siamo col vento, ma non col medallo. Vabbè, GG. Oh no. Sta a fare il Wuxian. Pensa di essere Wuxian il Fra. Si è svegliato Wuxian, Dandy Leone. Rivalutandolo un po', come mostro. Rompe il cazzo questo prosciuga. Vai. Copione. Copia l'ultima mossa usata dal bersaglio. Sei pieni. Il dendo, parlavo del dendo, sì. Io vi direi che l'intro velfo deve accadere. Potrebbe essere persino nascosto negli encounter degli altri, come l'evoluzione del pallottolotto. Non è che ci mettiamo a fare tutti gli encounter. È una live preregistrata. Quo quo quene non è bomb. Suo pompe bebo bebo. Zozzo bebo bebo. No, no, ma è chiaramente... è chiaramente scriptata la live. Come la pill. Uguale. Non voglio missare. No, però non con lui. Con lui facciamo martello. Sì, sì. Aspetta. Vai. Non ti criptato. Scopato la fa- ovviamente Meredith di merda per prendere le botte. Vabbè, 100% uguale, GG. Cool. Per nascondere le loro vere emozioni, gli introvelfi fabbricano maschere sorridenti con la corteccia degli alberi. Secondo voci non confermate, un giorno all'anno tutti gli introvelfi si riuniscono per sostituire le vecchie maschere con altre nuove. Che carini. Ah, oh, è un pixie. Ma schifo, è una merda, però probabilmente quindi avrà un'evoluzione incredibile. Buono, fatta anche sta quest, godo. Botta di su. Colpisce un bersaglio. 3 di costo, buono, 90 di potenza, la difesa in mischia all'utilizzatore. Qual è il malus di questa mossa? Nessuno. Cioè, potentissima, punto. Toglierei gli ingranaggi. Però gli ingranaggi sono ganzi nella fusione. No, invece li terrei gli ingranaggi pazzi, sgravati. Lo possiamo togliere. Questo, karate metallico.
Karate metallico. Già ho il potere fusione, è vero, ancora non l'abbiamo usato. Quanto mi piace sta musica. Cazzo si chiama? Colpo di scudo? Non mi ricordo. Ci ho scordato il nome. Colpo di scudo. No. Botta di scudo. Posto. Sì, sì, no, dovevo fare ordine, ma mi ricordavo il nome della mossa, ragazzi. Va bene, allora andiamo su col salto bagalto strano. Oh, va, vai. Io. Gli ingranaggi fanno male. Fanno malissimo. Prima abbiamo tritato un nemico. Scusate un attimo. Eppure sono solo i boschi. Ma hanno un'aria sovrannaturale. Un po' aria 51, pieno di... Cazzo in testa. Un po' pieno di UFO. Con questa musica tetra. Sai come si raggiunge la foresta di Redless Home? Militare? Militare? E di quale esercito? Forse del mondo d'origine. A meno che... Ok, sì, è un militare del mondo d'origine, ma i militari che si sono ritrovati qui hanno creato una società a parte, di gente pronta a far la guerra. Esercito dei cazzi, forse, sì, sono d'accordo, probabilmente è quello. Che mi pare abbia anche un fondamento storico. Cosa ne pensi delle canzoni in 5 quarti? Stavo scherzando, mi piace. Braxfrax. A parte un nome mio. Braxfrax. Braxfrax. Tizio in cravatta. Che cazzo. Questo è un notaio. È un notaio. È vero, è proprio un notaio. Guardi, mi scusi, devo fare il rogito. Che cazzo? Vestiti a dovere? Oddio, è un tank? E fa comunque schifo anche dopo essersi bustato. Ambedue le difese, è proprio una merda. Ma poi è un militare vestito con il décolleté? Notato ora. Colpo sicuro. Garantisce che la prossima mossa del bersaglio andrà a segno. Molto sulla precisione. Allora credo di essere bloccata qui. Magari non aveva le vesti indosso militari al momento del trasporto. Oggi non aveva voglia. Sì, sto cercando di fare una cosa inutile. Dai, stacci. Vaffanculo. Oddio. Di nuovo sto teleport che non so utilizzare. Mar perduto. Qualcuno lì su? Anche solo lanciandomi vorrei vederlo. Un mostro. È un ghiacciello, niente. Che stavo dicendo sui 5 quarti, ma che mi piacciono le canzoni coi tempi dispari, stavo memando prima. Il cespuglio era una bestia. Non ho visto niente. Scusate, mi stanno gangbangando gli alieni. Ci sono Tell e Pat qua. Sembriamo identici, ma non siamo gemelli. Thomas e Tommy. Bei mostri però. Palle rotonde, bei mostri.
focus su quello che fa schifo. Non muore. Però è finita. Grazie Creepy the Ride, benvenuti raga. Benvenuti a tutti. Stiamo giocando a Cassette Beasts, un Monster Collector molto molto bello. Grazie la chitarra della sub. Certo, avrei ripulito il codice da queste attivazioni di effetti secondari inutili perché finisce la lotta. In realtà l'anciolino è la versione danno del Malavard. Sì, immaginavo, ma tiene comunque bene perché si è retto Zefiro Martello. Siamo la stessa persona, ma da... Tom e Vicky della Melevisione qui tirano fuori la lore della vita. Siamo la stessa persona, ma da mondi diversi. Per quanto ne sappiamo, le nostre vite erano identiche fino al nostro arrivo qui. Quindi, è un'altra informazione cruciale. Non solo i multiversi sono quasi tutti umani, e a questo punto vi direi tutti umani, ma sono versioni leggermente differenti della stessa cosa. E poteva non essere così. Sono Pokémon rosso, Pokémon blu, Pokémon diamante, Pokémon perla. Bravo Papa Brother, mi piace, non ci avevo pensato. Quindi, per dare una coccola agli autori, la Kaylee 2 potrebbe davvero essere una Kaylee 2. Ci sono delle specie diverse, certo, però se esistono due individui uguali vuol dire che gli snodi principali sono per la maggior parte delle volte gli stessi. Infatti c'erano gli elfi, non ti arrabbiare Namxe, ci stavo arrivando, c'erano gli elfi, ma la fine della seconda guerra mondiale, che in quel caso era contro gli elfi, finiva nello stesso anno e in più c'era una guerra mondiale. Quindi ci sono degli snodi simili. E abbiamo appena visto un tipo con le mie sembianze, però sembrava uno spettro. Più o meno la stessa cosa. E comunque qui facciamo una piccola succhiata di palle con scappellamento a destra. Non sabbia il tempo quello? Ci sta pure Alice Comandini lassù. Identico. Uguale. Un cultista. Però fermi un attimo. Allora, questo fatto tutto, questo fatto e purtroppo non completato, quindi ricordiamocelo, purtroppo non si possono mettere segnalini, peccato perché la mappa è troppo grande per non metterli, però altro difetto direi dell'opera, la mancanza inspiegabile di segnalini. Qui? Mi sa che non è un sabbia il tempo in realtà. Eh sì, grazie. Tanto non lo posso usare. No, oh no, sì, è un sabbia il tempo, non capisco. Non capisco se è un sabbia il tempo o una scimmia. No, non lo è. Lampopiteco. Ok, è un astrolopiteco, ma elettro. Ma quindi, sì, gli arcangeli sono emozioni forti condivise. Gli angeli, i mostri normali, possono essere pensieri leggermente meno ossessivi? Perché il lampo piteco mi ha ricordato l'unione della scimmia e quindi dell'uomo all'elettricità, che è un po' il veicolo dell'evoluzione, anche per i nostri discorsi minecraftiani. Ciao, your god. Un abbraccione.
Ma quindi se uno si abbassa i pantaloni mentre compri il sushi all'S lunga, ho fatto a questo ragazzo la famosa domanda parcheggica durante il TwitchCon. Allora, dicevo, se noi facciamo questa supposizione, possiamo arrivare al livello successivo. Seguitemi. Le cassette sono in grado di farti diventare un mostro, perché in questo mondo le emozioni prendono vita e tu registri la melodia che suscita quella stessa emozione o pensiero che ha generato in primis il mostro, e quindi imprimi le sembianze del mostro su di te. Mi sono spiegato? Cioè tu ti metti le cuffie, ascolti una canzone triste, quindi diventi il mostro generato dalla tristezza. E la fusione non solo è l'unione delle emozioni, ma secondo me, Norman, è la sincronia emozionale. Cioè proviamo la stessa cosa, i cuori battono all'unisono. Dreu, ieri sai, ho giftato una sub mentre scavavi e quando tu hai capito che era per farti andare avanti, alla fine abbiamo trovato quello che c'era stato, è stato uno dei momenti più belli da quando ti seguo. Continua così, rendi ogni gioco diverso, grazie. L'empatia, esatto. Momento di empatia folle. Comunque, ammazziamo sto coso e mettiamo un muro doppio. Peraltro quindi il muro non serve a nulla, perché adesso me lo neutralizza, però. Andiamo col conductive, vai. Buono. Per cento. Let's go. Cool. Le teste di metallo dei lampopitechi conducono benissimo l'elettricità e assorbono passivamente le correnti dell'atmosfera. I lampopitechi incanalano questa energia in un campo magnetico, grazie al quale si muovono agilmente a terra e in aria. Ma che bravi. Un merdamon. Famosissimo Merdamon. 150 velocità e basta. Lui succhia le palle, ma raga, come le succhia veloce. Bravo, eh. Scusa. Ora puoi tenere premuto RB per interagire con oggetti magnetici. Questa azione consuma vigore. Lampopiteco è ora in deposito. Regieleki, sì, ma Regieleki almeno attacco speciale ce l'ha. Oh, Gattivù quasi si stava per evolvere, eh. Sto tutto inelettrizzato e lo so. Guarda, guarda. Questi cosi, eh sì, aspetta. Devo prima metterci un faffo. Ecco, la cassa che... avete ragione. Ho capito ora di che cespuglio parlavate, aspetta. Un cespo chiuto. L'ho visto molto dopo, ma l'ho visto. Fermi. Introvelfo, uccido. E qui registro, me la sento. Col base, me la sento. A 0%, me la sento. Entra, entra raga, entra. Entra, entra. La vede, eh? Entra, entra. Cool. È scriptata. È scriptata. Non è per registrare.
Io tipo sono qua, no? Col pad e faccio finta di premere i tasti come bambini piccini. Ma in realtà è tutto preregistrato. Era tantissimo sotto le palle. I cespocchi, ma si chiama cespocchiuto, hanno cambiato idea nel corso della localizzazione, vabbè, non importa. I cespocchi si trovano quasi sempre nascosti all'interno dei cespugli, tanto per nascondersi dai predatori quanto per avvicinarsi sul piatto alla preda. Ok, quindi i cespocchi sono solo dentro il cespuglio, quello intorno è un effettivo cespuglio, non è barba, non è peluria. Ok. Possono rimanere nascosti e immobili per ore, ma a volte si assopiscono e perdono l'occasione per balzare sul bersaglio. Carino. Il percorso dei mostri di merda. Questo c'aveva solo gli HP. Do 6 numeri, Pachea. 6, 6, 6, 6, 6, 1. Non credo vincerai la linea 8 con questa combinazione. Credo proprio che l'Enalotto possa essere vinto. Allora, prendo il cassa. Dai, dal cazzo. Vanno evoluti? No, no, certo, certo. Ci mancherebbe altro. Ma come ho fatto? Ah, ganziale, ok. Sta succedendo agli oggetti. Non so come ho fatto, ragazzi. Non lo so. Ho fatto un salto strano. Perché in teoria dovevo fare questo io. Ora possiamo andare di là. Ma direi prima di fare UFO robot. Quindi torniamo indietro. Falò perché non sappiamo cosa ci troveremo davanti. I cespugli, come ho fatto a non vederli? Non capisco proprio niente. Quel pilone sembra magnetico. Perché non ti metti là sotto e non provi a usare la roba che hai appena preso? Ok, ecco a cosa servono. Ci arrivo da qui? Secondo me sì. Sì, sì. Madonna. Shortcut tega, eh. Sorry. Scusa, so che è imbarazzante. Ultima vasca e poi chiudiamo. È mezzanotte e mezzo. Eh sì, è stata una live esplorativa e di boss fight. Bella però. Scusa, so che è imbarazzante. Abbiamo perso per la prima volta. Non ci conosciamo molto bene, quindi non abbiamo granché di cui parlare. Forse facendolo notare peggiorò la situazione. Grazie, t'ho turbato dei 100 bizzini. Domani ho un esame, posso avere la tua benedizione? Dai. Il giorno prima dell'esame non si fa niente. Ci si cilla nel mattino, nel pomeriggio e soprattutto alla sera. Non si va a dormire troppo tardi, perché tanto quello che dovevi fare tu l'hai già fatto. E tu l'hai già fatto con disciplina e metodo. Sì. L'hai avuta. Però oggi non puoi fare nulla. O hai già lavorato bene o hai già lavorato male. Se hai lavorato male, spera in una botta di culo, ma sappi che se poi ti va di culo e non hai studiato, ti ritroverai la lacuna nell'esame successivo. Se invece hai lavorato bene, andrà bene. Andrà bene, bro. Se hai lavorato bene con metodo, sono poche le chance che quell'esame ha di distruggerti. Quindi, go for it. Hai già lavorato bene? Bravo. E allora, davvero, tranquillo. Sono serio, tranquillo. Non c'è stato un esame nel mio percorso che io abbia fallito avendo studiato. Non è possibile. Cioè, andato bene meno di quanto mi aspettassi? Sì. Ma fallito? No. Ecco cane. Ultima vasca, si è detto. Sì, la facciamo dagli alieni, però, si era detto.
Seghino prima? Devo fare un segotto? C'ho tanta voglia, ragazzi, fammi una sega. Studiando un mese ho preso 20. Un mese è poco, però, lo sai? E ora? Cazzo fa? Aspetta. Ok, ganzo. Un mese è poco quando non hai 4 esami in una settimana. Dipende dall'esame, chiaramente. Io vi parlo da persona che aveva robe da 15 crediti. In un mese non lo preparavo. Mai nella vita. Però è vero, dipende dall'esame. Oh pazzi, un mese è troppo, io privato l'ho studiato in un paio di settimane. Un paio di settimane. Bravo. Sì. Allora. Laureato, Rioma. Cominciato a lavorare. Io avevo 30 di media, praticamente. Mi perseguiterà per sempre questo fallimento. Fallimento. Questa strana storia della vita. Quindi ce la faccio a fatto, sì? No. Ma io devo arrivare qua su. Ah, ok. Finché ho stamina vado praticamente. Ok, no, c'è un limite. Hai mai rifiutato un voto sopra il 25? 25 è stato il voto più basso che ho preso. Ho sbagliato. L'ho premuta due volte. Ultimate Jäger, ci sto pensando da un po', però comunque mi porterebbe via del tempo. Chiedeva l'utente se avessi pensato di tirare via un po' gli ultimi che mi mancavano almeno per avere il pezzo di carta. Potrei farlo, obiettivamente potrei farlo, però serve comunque del tempo anche per prendere un cazzo di 20. E comunque non lo so. Oh, per carità, sono contento della vita che vivo. Però ci tenevo davvero tanto, mi ero impegnato tantissimo. Colpo d'energia, colpisce un bersaglio e nastro di ceramica. Vabbè. Posso farci qualcos'altro da qua? Riesco a planare? Giurisprudenza. È fattibile, raga. So come fare. Ah no, non puoi lasciare? So come fare. Ce l'ho. Sì, me Blue Lore, quando facevo YouTube studiavo ancora, sì. Ce l'ho.
Troppo potente. Corrente profonda, sembrerebbe un attacco melee. Ma che ha fatto sta foca? È impazzita. Non so quanto sia rara. Long live the king. Come ho fatto un achievement, ragazzi? Ottieni l'abilità nuoto? La testa a casco della subfoca non solo le consente di respirare nell'acqua, ma contiene una sacca d'aria che l'aiuta a galleggiare. Molto agile nei laghi e nei mari, è un po' più lenta sulla terraferma. 50 di velocità, infatti, 125-125. Ok. Ah, è vero, corrente profonda attacca l'ultimo che ha agito, l'hai letta prima. Sì, sì, sì. Sa che non dovevamo arrivare qui adesso. Però buono. Oh, il gioco me l'ha consentito. Quindi abbiamo preso due abilità. Merde, Lux. Però consuma stamina, ovviamente. Beh, direi che questo è un perfetto finale. A questo punto alcune mappe possono essere riesplorate, ma non lo faremo ora, il backtracking. No, sai, è open world ed è anche l'unico modo. Ok. Sotto la leva, cosa? C'è il lampione. In teoria subito dopo il lampo piteco. Ah, perché puoi usare l'elettromagnetismo in aria? Potresti finire evolvendo il gatto perché è evoluto, no? Ah, ok, però una sfida? Non lo so. Secondo me invece siamo a posto, raga. Facciamo magari la lotta contro Aligi e chiudiamo, dai. Succhia terra. Credo che abbiamo la casa per te che acquisti per la prima volta. Al momento ci abita una famiglia, ma possiamo cacciarla. Perché fai quella faccia? Vado andando. Te lo giuro. Vedo un morto. Non muore di overkill, purtroppo. E un altro. Ma Chiara è tornata alla Corea, no, ragazzi, è partita oggi, tipo. È morto. Morto Alice. Dai! Quanto puzzi di merda! Qual è il problema? È perfettamente legale, dopotutto sono solo in affitto, ci appartengono. Contrattualmente parlando, con un certo preavviso possono davvero chiederti di liberare la casa in affitto. Non possono cacciarti da un giorno all'altro. Eh sì, facciamo un selvatico nella strada per andare a Falò. L'ultimo che troviamo. Mannaggia quanto puzzano le palle mie. Cazzo è? Ma poi dove sono? Tipo. Vabbè. Tanto dovevamo fare una lotta, no? Generico affittuario a Milano. Jack's Trilogy, la remaster di Tombi annunciate. Lo sapevo.
Ok, dai col gatti V. Non ho visto cosa hai imparato. Masciato. Mascia e orso. Era un attacco vento, però. Cosa fosse? Don Novo. Ricevo il confermo, no? Forse broadcast, essendo una TV. Ganzo. Vediamo un po' cosa diventa. Sì, era broadcast. Sembrerà bizzarro, ma a volte mi chiedo se le persone della mia vita precedente pensino ancora a me. Immagino i miei vecchi colleghi seduti in uno squallido pub londinese che si domandano cosa sarà successo a Meredith Chen, che un giorno è scomparsa senza lasciare traccia. Detto a voce alta è ancora più deprimente. Pensiero piuttosto depressivo il suo. Non tanto il mi chiedo se manco agli altri. Lei è inglese, sì. Ma la certezza di mancar loro poco e di non poter cambiare niente. Mi spiego? Lei non è triste perché si chiede se gli altri pensino a lei con nostalgia. Lei è triste perché sa che probabilmente gli altri le dedicheranno giusto una mezza domanda e ormai che è qui non può farci molto. Furri con tanto di peluria inguinale, però ci sta, due cavi Ethernet pronta a rubare tutto il tuo upload. Anche se la sua faccia somiglia a uno schermo al plasma, Cat 5 riesce a vedere senza difficoltà. Essendo privo di bocca, si nutre assorbendo elettricità statica dall'atmosfera con le sue due code a cavo. È un po' stazza e quant'altro. Ok, guys, hear me out. 150, 160, 120. Ok, quindi principalmente attacco in mischia, ma anche con un principio di distanzega. Sicuramente diventerà l'elettro titolare del team. Para anche anni canini per caso? Si evolve ancora? Penso di sì. Le stats sono da altra evoluzione. C'è in 50, 160. Sì, ok, un gatto però, magari. Gatto, cane, animali domestici. Vediamo però il bestiario. Potrebbe evolversi, anche se un decibel aveva una sola evo. No, non si evolve. Non si evolve. I PA sono tanti, è vero. Oppinzaghi si abbona per la prima volta. Spesso associato alla stregoneria e al soprannaturale, in molte culture il gatto nero è considerato come un presagio nefasto, simbolo di sfortuna. Questa reputazione è immeritata. Sono alte, ma non c'è niente di altissimo. Quindi tendo a non gradire questo tipo di mostro. Ragazzi, è tempo. Tempo di fare le nanne. E lunedì prossimo, dritti verso il centro commerciale. È un all-rounded, è vero. Basta. Tempo delle ninne. Domani e giovedì c'è il Mancrazio.
Domani giovedì c'è il Mancratius. No, anche la consegna la facciamo la prossima volta. Domani Rimancratius. Ragazzi, salvello. Vado a riposarmi. Vi auguro una dolce notte. Grazie di esserci stati. Sì, settimana prossima faremo triplo Mancratio. Venerdì niente, sono a Rimini Comics. Sabato niente, come al solito. Domenica sera vediamo, perché forse faccio un'anticipazione Z. Mi sa di sì. Però vi dico, ok? Per la Black and White run con Mike, perché sono di ritorno e la sera forse devo fare una cosa. Anzi, senza forse, devo fare una cosa. Comunque, davvero bella questa serie. Strafelice di aver scoperto questo gioco grazie a te. No, venerdì non ci sono, l'ho appena detto. Però, insomma, se un zuppo è pan bagnato, da qualche parte quella live la mettiamo. Un seghino, bravo. Amici, buonanotte e sogni cazzi. Va bene? Vi abbraccio forte. Fate i bravi. Vi salvo, si sa mai. Bella live come sempre. Un abbraccione. Buonanotte.